giornata, ringraziandovi tutti, soprattutto per l'esperienza. Stamattina mi sono permesso di sottolineare che, ciao Elisa, e che l'idea di abbinare questa esperienza con un numero speciale della rivista, tra l'altro proprio questa mattina Giovanni ha messo il PDF scaricabile dell'ultimo numero, e collegare poi tutta una serie di attività, soprattutto legata alla carta di Pietralcina, che di fatto è il nostro documento, come dire, di indirizzo su quello che pensiamo di fare, che vogliamo fare per il prossimo anno scolastico, proprio nell'ottica dell'educare al e con il patrimonio. Quindi, diciamo, la giornata di oggi e di domani in qualche modo rappresenta un punto di partenza per l'anno prossimo, insomma. Morena, a te, e grazie di tutto. Grazie a voi, grazie per questo invito, grazie per questo spazio che ci date a disposizione. Vediamo se si è ricollegata la mia collega Anna Maria Di Castro per i saluti istituzionali in qualità di referente per l'area educazione e ricerca della Soprintendenza. Buon pomeriggio a tutti, mi dispiace non riesco a far partire il video, purtroppo telecamera nuova che non sono riuscita a testare prima, però spero che insomma mi sentiate bene. Allora, Sì, sì, io andiamo. vi... Sì? Sì, benissimo, prego. Sì, vi porto i miei saluti in rappresentanza di tutta la soprintendenza, anche perché al momento siamo privi di dirigente, perché insomma la nostra è andata, la dottoressa Bonomi è andata in pensione, ma ci auguriamo presto questo vuoto amministrativo venga colmato. E grazie per questa opportunità digitale che ci permette di condividere idee e progetti da posti e situazioni diverse, che sono opportunità di interrelazioni. Vorrei approfittare di questa occasione per soffermarmi un momento su quale sia il compito non detto, intrinseco, di una soprintendenza. Le soprintendenze sono le strutture periferiche del Ministero della Cultura e si occupano principalmente della conservazione e della tutela del patrimonio culturale. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali, che sono le testimonianze aventi valore di civiltà, e dai beni paesaggistici, ossia il territorio espressivo di identità. Dunque, la tutela statale è rivolta ai concetti di civiltà e identità, entrambi portatori di cultura. Già nei principi della conservazione integrata elaborati nella Carta europea del patrimonio architettonico di Amsterdam del 1975, si afferma che la conservazione del patrimonio culturale contribuisce al recupero dei valori della società, quindi condizione imprescindibile per la costruzione del futuro dell'uomo. Per attuare tale costruzione va preso in considerazione il valore del bene culturale, non in senso economico, ma in senso sociale. Un bene culturale è un bene pubblico e dunque di tutti. Per questo motivo è il plus valore sociale che deve essere valorizzato, permettendo anche al patrimonio culturale di crescere di pari passo con la società a cui appartiene, modificarsi e adattarsi alle esigenze cui è chiamato ad assolvere, continuando a testimoniare il suo status di portatore di civiltà. In questa necessaria evoluzione, sicuramente sempre più importanza nella strategia della protezione e della trasmissione di tale eredità sta assumendo la digitalizzazione del patrimonio culturale, che favorisce, come ci insegna la Convenzione di Faro del 2005, la partecipazione alla vita culturale. Dunque, la protezione e la valorizzazione del valore sociale del patrimonio culturale avviene sia attraverso lo strumento della tutela statale, e per tutela si intende infatti cura, protezione, non privazione, sia attraverso l'educazione al patrimonio, come diritto che ogni persona possiede e da cui nasce la coscienza civica, un bisogno sociale che crea cultura e la cultura crea interrelazioni. Con questo spunto vi lascio alla collega, la dottoressa Morena Maresia, che vi illustrerà i progetti di educazione al e con il patrimonio che
che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha sperimentato negli ultimi anni. E con questo vi saluto e vi ringrazio ancora per questo ritrovarci insieme ancora una volta. Grazie. Grazie. Allora, io condivido lo schermo, e, però non trovo il video, e non fate. Allora. Vediamo se riesco a condividere un video su cui poi parlare. Ecco. Riuscite a vedere? Sì, Morena. Perfetto, benissimo. Perché così possono scorrere le immagini per presentarvi meglio questi due progetti. Come ha giustamente detto la mia collega, il compito della soprintendenza è, oltre che valorizzare e far conoscere la ricchezza e la bellezza dei paesaggi, delle piazze, dei monumenti della nostra regione, in questo caso abbiamo raccontato anche beni culturali a volte sconosciuti ai più. E abbiamo voluto sensibilizzare e coinvolgere tutto il pubblico per favorire una cittadinanza attiva e consapevole ai temi di diritto alla cultura, di partecipazione e di inclusione culturale e sociale. In particolare oggi ho il piacere di presentarvi due progetti che sono stati sviluppati a partire da un bando pubblico e che hanno coinvolto tante e svariate realtà regionali che hanno scelto di partecipare, cambiando quello che è il paradigma che vede i cittadini con difficoltà di accesso e fruizione del patrimonio culturale a causa di disabilità sensoriali, cognitive, malattie, ma anche di marginalità linguistiche o culturali, e quindi generalizzando quelli che possono venire considerati fruitori passivi delle attività culturali, invece sono diventati protagonisti, che con le loro competenze, con la loro sensibilità e con il loro entusiasmo ci hanno regalato un punto di vista nuovo con cui guardare al nostro patrimonio. Hanno aderito all'iniziativa culturale proprio lì davanti a me, proposta con bando pubblico a luglio del 2021, di cui vedete scorrere le immagini, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, e all'iniziativa culturale E adesso sono qui, promossa in occasione delle giornate europee del patrimonio del 2022. Centri diurni, hanno aderito centri diurni, residenziali dell'ambito sociosanitario, cooperative sociali, associazioni di volontariato che accolgono e assistono persone con difficoltà cognitive, psichiche, limiti relativi all'autonomia. Hanno aderito singole persone speciali, amministrazioni pubbliche e interi istituti scolastici, realizzando lavori multidisciplinari per ascoltare e dare voce e mettersi nei panni di chi affronta sfide quotidiane. Stranieri, migranti, profughi e centri di accoglienza per minori non accompagnati ci hanno voluto raccontare la volontà di integrarsi, conoscere e comprendere la storia e il patrimonio culturale della regione dove adesso vivono. I partecipanti hanno dai 15 agli 80 anni, arrivano da 4 continenti e sono eterogenei per profili socioculturali e generazionali, oltre che per la geografia della loro provenienza. I protagonisti sono stati accompagnati nello svolgimento di questo progetto realizzando un elaborato creativo che significativamente rappresenti il modo in cui oggi i Ketelmunk, le traiettorie delle loro vite, intrecciano il patrimonio culturale. Quindi beni culturali, ricordi, esperienze che fanno parte della loro personale quotidianità, ma che rappresentano e ci raccontano la quotidianità di tutti noi. Tutti si sono impegnati, si sono messi in gioco e hanno contribuito in modo originale e singolare alla costruzione di nuovi significati attribuiti ai beni culturali tramite ricerche progettuali ed espressive che hanno valorizzato le potenzialità espressive di ognuno. Hanno applicato le loro competenze artistiche, narrative e tecniche per realizzare il loro racconto. In tutti i casi si tratta di narrazioni per noi inconsuete del patrimonio, che ne risulta arricchito dai particolari delle vite di chi ce lo racconta, di chi ha osservato il patrimonio con il proprio
bagaglio culturale, con i sensi e la sensibilità trasformato questo incontro in scambio, commento e discorso. Tutti si sono ritrovati a narrare qualcosa di sé, riflessioni intime e personali che ci hanno regalato con fiducia e hanno trovato una modalità espressiva capace di dare la possibilità a chi ascolta di sentirsi permeabile alla storia altrui, di avvicinarsi empaticamente e di emozionarsi. Storie singole da ascoltare con cura e sensibilità, da analizzare e su cui riflettere, che ci danno la misura della complessità dell'insieme, ma nonostante ciò rimangono uniche e non vanno di certo generalizzate. Partendo da questi lavori, abbiamo provato a capire cosa racconta di noi il patrimonio culturale oggi. E seppur limitata questa iniziativa piccola, piccolissima esperienza, e ancora in itinere, è comunque una foto che ci racconta di chi vuole essere protagonista del suo tempo e partecipe della vita culturale del luogo in cui vive, comprendendolo e provando a lasciare traccia e memoria, eredità, diventare parte attiva della comunità di eredità, così come citata dalla Convenzione di Faro. Nei contenuti si vede ogni singola opera, vedete ogni galleria, ogni stanza, ogni palazzo, che come soprintendenza tuteliamo e preserviamo e facciamo molta fatica per tutelare nelle sue caratteristiche materiali di unicità e nella sua capacità di raccontare tracce di civiltà affinché possa mantenere la sua potenzialità di comunicare a chi guarda, la conosce, la fruisce e possa continuare a dare meraviglia, emozione e attivare pensieri e idee e possa accendere quella che Cesare Brandi definiva epifania. Epifanie, meraviglie, emozioni, attivazione di pensieri e idee che costituiscono la nostra identità, costruiscono la nostra identità, perché gli elementi del patrimonio culturale, di per sé identitari per un luogo, un periodo storico, diventano significativi per ognuno di noi, ci ricordano e ci contestualizzano un particolare momento della nostra vita, dell'infanzia, del percorso di studio, o l'approdo alla realizzazione di un progetto di vita. Nelle due iniziative che vedete, di cui vedete scorrere le immagini, hanno lo scopo di valorizzare il patrimonio sviluppando un sentimento di consapevolezza del suo valore intrinseco, delle sue potenzialità, dei valori di cui è portatore e in cui ci possiamo riconoscere, contribuendo alla sua tutela in modo diffuso e condiviso, incoraggiando e dando spazio alla partecipazione, allo spirito di iniziativa personale e collettiva, all'incontro tra diverse realtà, storie e identità. L'orizzonte educativo di questi progetti è proprio quello di cercare un punto di partenza per riconoscere nel patrimonio culturale precisi elementi narrativi delle nostre identità singole e dagli elementi singoli, con uno sguardo più ampio, guardare ad un'identità collettiva, ad un orizzonte che è quello friulano, italiano ed europeo. Guardare a quell'Europa di popoli e culture basata sulla pacifica convivenza e la democrazia, presente nella Convenzione di Faro, che vogliamo, nel nostro piccolo, provare a costruire. Studiando il patrimonio culturale artistico del Friuli Venezia Giulia, gli esempi di mixofilia sono molti. Possiamo vedere che da sempre in questa terra, emblematico crocevia di popoli e culture, di conquiste e passaggi sin dall'antichità, permeabile terra di confine tra il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, l'incontro di culture si sia sempre rivelato un progresso e un arricchimento. Terra, il Friuli, di grande immigrazione in passato e di immigrazione ora, approdo per chi arriva all'Europa attraverso la Balcanica. Le iniziative culturali in oggetto hanno voluto provare ad indagare le potenzialità, queste potenzialità. E nelle nostre piazze, nei monumenti più importanti, nei semplici luoghi di prossimità, abbiamo cercato il modo di essere in cui possano essere testo e pretesto per attivare percorsi di riconoscimento e attivare percorsi culturali che, partendo dalle singole scelte intenzionali, sono diventate azioni educative integrate di ampio respiro e hanno fatto sentire i protagonisti motivati e per trovare attorno le risorse per partecipare e dare voce al mondo. La proposta è stata di fatto lo stimolo per iniziare a guardarsi intorno con attenzione, con curiosità, per poi trovare le parole per raccontare un po' di se stessi, della propria famiglia e del proprio gruppo. Spazi di partecipazione e protagonismo.
vedremo un video in particolare oggi che abbiamo individuato per raccontare questa giornata. Ed è il video del mulino di Braido, di Braida, sito nel biotopo di Flambro, realizzato dal gruppo Ragazzi si cresce del comune di Tarnassons. Un bellissimo esempio, tra poco lo vedremo, per parlare di cittadinanza attiva, perché vediamo l'impegno e l'interesse di un'amministrazione comunale a organizzare, motivare e dare la possibilità di sviluppare attività arricchenti ai ragazzi del suo territorio, che sono stati meravigliosi interpreti nel raccontare con questo cortometraggio, che subito vedremo, non è quello che ci scorre, sta scorrendo ancora la carrellata generale, l'antico mulino d'acqua del biotopo di Flambro. E nell'interrogarsi, nel riflettere sul suo significato, l'utilizzo e la possibilità di accesso da parte di persone con disabilità e assieme a loro a raccontarlo con una sola voce che abbia parità e uguaglianza, per non lasciare nessuno indietro per il diritto alla cultura e il benessere di tutti. Si sono impegnati a capire e quindi a raccontarci di un diritto che deve e può essere di tutti. Loro ci hanno raccontato un luogo in cui tutti ugualmente fanno parte, sempre differente, e a modo suo può dare un proprio contributo. Facciamo riferimento a quell'eguaglianza di valore che parte da una identità di diritti, ad una normalità con pari valore di ognuno e eguaglianza dei diritti a prescindere dalle sue condizioni personali e sociali, come definito dagli anni, ad esempio, dal pedagogista. L'auspicio è che questo e tutti questi lavori, questi progetti siano valorizzati come risorsa preziosa in termini di persone e di conoscenza delle opere, dalle comunità e dalle amministrazioni locali, contribuendo inoltre alla costruzione di quello che viene definito welfare generativo, ovvero quando le azioni e le scelte educative e sociali hanno la possibilità di innescare circuiti virtuosi, quindi servizi che potrebbero venire considerati solo assistenziali, dove la persona beneficiaria non sia semplicemente un fruttore, ma possa diventare, in base alle proprie possibilità e potenzialità, generatore di nuovo welfare, opportunità, di condivisione della propria comunità, con la possibilità di costruire reti e fare rete, costruire comunità senza lasciare nessuno indietro. E ringraziamo ancora Decalter per l'invito oggi, perché questa rete e questa comunità si allarga ben oltre con il vostro interesse, ben oltre dei confini del nostro piccolo Friuli. Quindi guardarsi attorno e non sottovalutare la bellezza e la ricchezza di ciò che abbiamo di fronte, soprattutto di chi abbiamo proprio lì davanti a noi, a tutti noi. E adesso interrompo questa carrellata, indicandovi anche che tutti i lavori realizzati nell'ambito di questi due progetti sono presenti e disponibili sempre sul nostro sito internet istituzionale. Interrompo la condivisione per invece condividervi proprio il video di Ragazzi si cresce nel comune di Tarnassons. Allora. Che non lo vedo, aiuto. Condividi suono, ma no, non vedo il video, scusatemi per riprovo. Oppure c'è un attimino, scusatemi per. Era pronto, ma non so perché non sta. Ecco, allora.
Lo sentite? Il suono dell'acqua che svanisce nel verde della natura, qui dove il canto degli uccelli si disperde tra le distese verdeggianti di queste terre incontaminate, dove l'uomo vive in armonia con ciò che lo circonda. È il biotopo di Flambro, terra di Risorgiva, dove il mulino settecentesco continua la sua macinazione per mantenere vivo il ricordo di un tempo passato. Ci troviamo in un posto per tutti, comune a tutti, per chi vive nei dintorni o che viene da lontano. Un posto immerso nel verde. Un luogo in cui apprezzare profumi di un tempo. Un posto dove nessuno viene lasciato indietro, dove nulla è lasciato al caso. Ricco di storia e di cultura. Un luogo nascosto e isolato, che ti porta in mente tanti ricordi profondi e che ti fa provare grandi emozioni. Difficoltà, ostacoli, tutto ciò qui non ha importanza. Qui, dove si entra in un'altra dimensione, catturati dalla storia e dalla curiosità, dove tutti hanno l'opportunità di scoprire ed assaporare il passato. Grazie, è sempre bello rivederlo. E, quindi video realizzato, come avete visto anche nei titoli di coda, dal gruppo Ragazzi Si Cresce del Comune di Palmasons con la collaborazione dell'associazione Pannocchia Onlus. Ma con piacere adesso abbiamo qui Manuel Pinon, vice sindaco del Comune di Palmasons, che ci racconterà di questa esperienza, a cui facciamo anche i complimenti perché abbiamo scoperto vincitore del Premio America Giovani. Prego. Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. È veramente, veramente un piacere essere qua in rappresentanza dell'amministrazione comunale, di cui vi porto il saluto, il Comune di Palmasons, e anche del gruppo Ragazzi Si Cresce, che purtroppo non ha potuto essere presente per motivi di lavoro, di scuola. Ecco, io ci tenevo a ringraziare molto il gruppo dei ragazzi per l'entusiasmo che hanno dimostrato nella realizzazione del progetto. E poi è un piacere essere qui, accompagnato anche da alcuni membri della Pannocchia Onlus, che hanno preso parte a questa iniziativa con entusiasmo e veramente con quella allegria e spensieratezza che richiedeva questo progetto. L'essere qua poi a parlare di questa iniziativa è merito di Morena e della soprintendenza, che ringrazio perché hanno saputo accendere i riflettori su questa tematica molto importante, sul valore dei beni culturali in quanto portatori della memoria dei nostri luoghi, ma anche in quanto strumenti per poter garantire una maggiore inclusività ai nostri territori. Per quanto riguarda il progetto, il nostro progetto è nato nel 2021 con un desiderio di dare un forte segnale di sensibilità alla comunità di Palmasons, proprio in occasione del 3 dicembre, giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, e quindi di valorizzare il nostro patrimonio culturale mettendo in luce tutti i suoi pregi, che sono sia sicuramente artistici e storici, ma anche sociali, come poi era l'obiettivo anche di questa iniziativa.
La nostra scelta, la scelta nostra, ma soprattutto dei ragazzi, è ricaduta sul Mulino Braida, che è un edificio di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia e che è in gestione al Comune di Talmassons, il quale proprio sull'organizzazione della gestione della struttura ha attivato un progetto di carattere ambientale e culturale, che si chiama Terra di Risorgive, con i comuni limitrofi di Bertiolo, Castiglione di Strada e Gonars. Che cosa hanno in comune questi comuni, scusatemi il gioco di parole, che sorgono su un territorio che è appunto un territorio di risorgive, dove le acque che scendono dalla montagna riemergono per poi andare verso il mare. E il nostro mulino, infatti, è situato, come hanno detto anche i ragazzi nel video, all'interno del biotopo delle risorgive di Flambro, che è un sito di importanza comunitaria di più di 70 ettari, che ha al suo interno delle specie, sia per quanto riguarda la flora, sia per quanto riguarda la fauna, specie endemiche di valore internazionale, oltre che avere degli scorci paesaggistici veramente suggestivi. Ecco, questo mulino ha dei pregi e anche dei difetti per quanto riguarda l'accessibilità al luogo stesso, ed è questo che i ragazzi hanno voluto anche mettere all'attenzione di chi poi fruisce questo video. Sicuramente, essendo situato in mezzo alla natura, porta delle difficoltà per quanto riguarda l'accessibilità, il ghiaino che ci sta attorno, i diversi sentieri non sempre molto, molto agibili, però si è cercato di rendere la struttura al suo interno quanto più inclusiva possibile, quindi con un montacarichi, con delle rampe, in modo che tutti, come dicono i ragazzi nel video, possano essere protagonisti di questo luogo che è di tutti e fa parte della memoria collettiva di tutti, di un passato che deve essere assolutamente condiviso. Ecco, è proprio in questa cornice che ha preso vita il video che avete appena visto, e che credo sia stato in grado, oltre a sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche che Morena di cui Morena ha parlato in precedenza, si è riuscito a suscitare delle emozioni, delle sensazioni forti, da quello che mi hanno raccontato anche i ragazzi, e che sono state emozioni condivise dai gruppi che vi hanno partecipato. E a questo proposito, ringraziandovi per l'attenzione, io vi saluto e lascio la parola alla Pannocchia, che credo voglia raccontare qualcosa in merito all'esperienza vissuta all'interno di questo progetto. Grazie mille. Grazie mille a te, Emanuele. Grazie del tuo intervento. E adesso passo la parola, se volete accendere il microfono, penso a Elena Gattesco dell'Associazione La Pannocchia. Sì. Io sono l'operatrice e invece qui vicino a me, buongiorno, qui vicino a me c'è Cristian. Io purtroppo non lavoravo ancora in Pannocchia quando avete fatto questo progetto, mi dispiace, però Cristian ha partecipato e voleva dire due parole. Visto che non mi ricordo cosa adesso. Buongiorno Cristian, ben trovato. Ciao. Ciao. Mi ero divertito ed è stato tanto bello. Da rifare, hai detto. Sì, da rifare. Sì, avete fatto proprio un bel lavoro. Bene. Volevi dire qualcos'altro? Non mi viene su niente adesso. Ecco, adesso si è emozionato, l'emozione. Comunque ci tenevano a dire che sono stati felici di partecipare e di vedere un luogo che comunque per loro era vicino a casa ed effettivamente non molto agibile. Però se dopo tutte le forze si mettono assieme non c'è niente di impossibile. Ecco, questo ci teneva a dire in sostanza. Una bellissima cosa che ci hai detto, sai Cristian? E spero proprio che il sindaco ancora che ascolta magari si possa rifare, perché secondo me è stata una bella esperienza per te, ma molto bella anche per i ragazzi. Sì. E così anche vi conoscete, fare qualcosa insieme è importante per tutti. Perfetto. Cosa dici? Sì. Bella idea. Bella idea. Ok. Grazie mille. Intanto. Ciao. Grazie mille del vostro intervento. Ciao. Ciao e un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Aspetta che chiudiamo il microfono. Allora, adesso ricondivido un attimo per presentare il prossimo intervento.
anche la presentazione dei lavori di prima. Vediamo se riesco. Ok, circa da qua. Eccoci. Vedete il video di nuovo che scorre? Sì. Allora, adesso parliamo anche di integrazione culturale. Quando occhi che arrivano da lontano, con curiosità ed entusiasmo, incontrano le nostre città, i monumenti, i paesaggi e cercano le parole per descrivere questo incontro, la loro vita passata, le loro scelte e la loro vita attuale, le loro speranze. Sono occhi che non danno niente per scontato. Parole semplici che danno inizio ad un discorso complesso, un discorso tessuto anche da silenzi, da azioni e interazioni, dialoghi. Nell'eterogeneità delle forme che i beni culturali ci presentano e nella complessità delle narrazioni che possono accogliere dentro di sé. Questi sono i futuri cittadini di un'attuale e futura Europa multiculturale. Riprendendo nel dettaglio il riferimento alla Convenzione di Faro, che presenta il patrimonio proprio come risorsa per la valorizzazione delle diversità culturali e per la promozione del dialogo interculturale. Il termine identità conduce il nostro sguardo dal plurale al singolare. Si definisce il patrimonio culturale come portatore dei valori di civiltà che possono raccontare di un popolo, di un luogo, di un periodo storico, valori in cui riconoscersi, valori che ci possono accomunare, che possono aiutarci a capire chi siamo e farci comprendere meglio l'identità collettiva del luogo in cui viviamo. Spesso però è molto difficile parlare di identità di chi abbiamo di fronte. Un soggetto umano non si esaurisce nella sua condizione fisica, differenza di genere, disabilità, colore della pelle, nel suo stato sociale, giovane, anziano, sposato, disoccupato, nella sua professione. L'identità personale, per come viene incontrata e anche per come viene autopercepita, è costruita e costituita da tante molteplici sfumature che cambiano, si evolvono, ricche complessità a cui questo progetto ha provato a dare voce, sperando che questo sia un dono, ovvero la possibilità di poter ascoltare, come diceva la pedagogista Cavarero, sentendosi permeabili alla storia altrui. Spesso si può comprendere qualcosa di sé solamente dall'incontro con l'altro, soprattutto provando a metterci nei panni degli altri. Martha Nussbaum, infatti una filosofa americana, ha approfondito nel suo testo Coltivare l'umanità quello che definisce come requisito fondamentale in termini di cittadinanza, ovvero l'immaginazione narrativa, la capacità di immaginarsi nei panni di un'altra persona, cercando di intuire le sue emozioni, i suoi desideri e le sue speranze. I video che sono stati realizzati ci accompagnano con delicatezza proprio a metterci in questa dimensione empatica. E fra poco ho il piacere di presentarvi il racconto realizzato da Fawad Herauti, scrittore e poeta nato a Kabul in Afghanistan, che ci racconterà il teatro a rigoni di San Vito al Tagliamento. In questo lavoro vedremo la necessità, la vitale urgenza di una ridefinizione identitaria, più o meno complessa. Fawad ci racconta la fatica della quotidianità, della dualità e della natura dinamica dello sviluppo della propria identità e la raggiunta maturità e consapevolezza a guardare e a raccontarci la grande ricchezza che è data da questa dualità, dalla consapevolezza dello sviluppo unico e singolare della propria forma mentis nell'affrontare la quotidianità. Il protagonismo dei partecipanti è infatti uno dei punti salienti in tutti gli elaborati realizzati. Paolo Freire diceva: la mia presenza nel mondo, alla fine, non è quella di chi vi si adatta, ma di chi vi si inserisce. È la posizione di chi lotta per non essere soltanto oggetto, ma anche soggetto della storia.
le ricchezze e la difficoltà di questo progetto sta infatti nell'aver coinvolto persone così distanti fra di loro. Nell'osservare assieme gli elaborati, dobbiamo fare uno sforzo di etnocentrismo critico, in cui accettare che il proprio non sia il solo e unico punto di vista, in una realtà eterogenea, variegata, ricca e multiforme, per comprendere e comprenderci tutti un po' meglio. E adesso, con piacere, do la parola a Fawad Heraoufi, scrittore e poeta, che dopo la laurea in storia e letteratura persiana e l'inizio del suo lavoro da insegnante presso l'Università di Kabul, è stato costretto da una guerra infinita a partire e cercare rifugio in Europa. E adesso ha da poco pubblicato il suo terzo, forse già sta scrivendo il quarto libro. Prego Fawad, ben trovato. Microfono spento. Ok. Buongiorno a tutti, grazie mille ancora. Il teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento era il 10 dicembre 2017, ero arrivato in Italia a Pordenone da poco più di un anno. Era un giorno speciale perché in tutto il mondo si celebrava e tuttora si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Sono stato invitato a dare la mia testimonianza al teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento. È stato emozionante ricevere l'invito, ma entrare e guardarmi attorno, pensare a quanta vita era passata lì dentro, era un'altra cosa. Ero affascinato, ero rapito dalla bellezza e dall'impronta della storia che respirava. Salì poi i pochi gradini che mi separavano dal palco al momento del mio intervento, è stato indescrivibile. Mettevo lentamente i piedi uno dopo l'altro sulla piccola scala di legno e intanto il pensiero andava a Kabul, la mia città natale. Ero sospeso tra il mio passato e quell'istante di presente in questo luogo. Tra la mia lingua e l'italiano ancora non ben imparato, tra la cultura orientale e quella di questo nuovo paese, in un luogo tra la mia lingua, teatro, teatro, perché sono molto emozionato. Grazie Fawad, grazie mille del tuo bellissimo e sentito intervento. In un teatro analogo negli anni '80, il grande attore Chiraga e attrice Chiringol, famosa con il soprannome Parsos, recitavano la vita quotidiana d'allora, interpretando il coinvolgimento del popolo afghano sotto tanti aspetti, dell'istruzione alla cultura, dalle feste alle scene di guerra, dal rapporto tra marito e moglie e quello tra il governo e il popolo. Erano molto bravi e brillanti, sapevano condurre il pubblico con una maestria davvero straordinaria, tanto che sono ancora famosi nonostante sono passati tanti anni dall'ultima esibizione. Vorrei scusarmi per il fatto che io non sono abituato a leggere, perciò faccio fatica, ma insomma, perché ho scelto il teatro, oppure che ne so io del teatro quando vengo da un paese dove non ho mai vissuto il teatro, dove non ho mai conosciuto. Credetemi, ancora mi ricordo le emozioni che sentivo quel giorno. Era la prima volta che mettevo i piedi in un teatro e poi soprattutto un posto, un luogo culto che non è soltanto un teatro dove gli attori vanno a recitare, un luogo di conoscenza, di cultura, è piena di ricchezza che ci dice chi siamo. E io che non avevo mai visto, ero rimasto colpito da tutto ciò che mi circondava. Poi col passare del tempo sono andato molte volte per un po' per scoprire, un po' per presentare i miei libri. Cosa si può dire sul progetto che state portando avanti?
faccio passare anche il tuo testo. Mi farà molto piacere, così meglio leggono loro, perché io non ho letto bene, di sicuro mi diranno che non hai letto bene. E dopo bene. Tutto è a disposizione. Prego. Prendere cura di ciò che noi abbiamo, che sia un teatro, che sia un ponte, che sia qualsiasi monumento, qualsiasi insomma, ciò che può collegarci col passato, con i nostri antenati, non è altro che una bellezza che noi dobbiamo avere dentro di noi. Noi purtroppo con le guerre abbiamo perso tutto. Pensate che l'Afghanistan, con tutti questi anni e con tutte queste guerre, ha perso tutto. Come citavo nel testo, negli anni 60 e 70 c'era il teatro, c'era il cinema, la biblioteca. E oggi quando io mi sposto da Pordenone, non so, a Udine piuttosto che a Padova o a Milano, io resto ancora colpito da tutto ciò che vedo, perché questa ricchezza mi dice chi sono gli italiani e come gli italiani hanno avuto il coraggio di costruire e oggi che dovere hanno nei loro confronti per proteggerli. Non so se volevi chiedere qualcosa, magari così io non mi allungo. Allora, grazie dell'intervento, perché è dell'emozione che passa ancora e che ci aiuta a comprendere quanto vorresti che la cultura e i teatri ci fossero, e la libertà e la pace in Afghanistan. E grazie perché ci porti sempre con la tua voce, con le tue parole, con le tue emozioni, una ricchezza. Grazie per come ci hai raccontato e con gli occhi con cui ci hai raccontato il teatro di San Vito. Infatti entrarci adesso per tutti noi è un'emozione diversa, perché possiamo provare, immaginare quello che è stato per te la prima. Raccontaci solo cosa stai scrivendo adesso. Io sto scrivendo un romanzo ambientato in Afghanistan, siccome lo sai che io ho appassionato della scrittura. E quando torno dal lavoro non faccio altro che mi metto a leggere e scrivere. Tutti e due mi aiutano molto, molto a conoscere la mia vita, la missione che ho da portare. Questo romanzo, ambientato in Afghanistan, che è una storia vera, racconta della vita di una donna afghana che ha vissuto i suoi anni duri in Afghanistan. Come ben sapete, purtroppo la situazione in Afghanistan non è molto piacevole, soprattutto per le donne, le scuole chiuse, l'università chiusa, molte donne rimaste in casa senza lavoro, senza protezione, senza un futuro. Ho pensato alle donne afghane, a tutte le donne del mondo, ma anche quelle dell'Afghanistan che purtroppo si trovano sempre di più in difficoltà. Io spero che questo romanzo possa dare una voce a loro, per fare coscienza, per fare un ritorno di sguardo sull'Afghanistan. Grazie. Sguardo che dobbiamo infatti tenere acceso, anche se i giornali non ce ne parlano. Grazie mille per parlarcene sempre e grazie mille per quello che fai. Aspetto con piacere di leggere il tuo leggere anche questo libro dedicato alle donne. Grazie. Ripeto di nuovo che sono sempre emozionato. Grazie mille. Grazie, Tomato. A presto. A presto. Interrompo, mi dispiace, adesso c'era anche la tua calligrafia, ma trovate tutto sul sito. E dobbiamo cambiare argomento, perché per quanto le parole di Fawad ci raccontano che a incontrarsi non sono le culture, ma sono le persone. E sono proprio le persone a creare i contesti eterogenei, letto in cui la cultura non può differire dalla prospettiva dei singoli individui, e sono le persone a integrarsi e a contribuire alla creazione di un contesto collettivo complesso. Ma oggi l'incontro con Di Calter è anche, e tutta la settimana, è dedicata a parlare di cultura digitale. E noi vogliamo sottolineare la scelta anche dell'utilizzo degli strumenti digitali per l'attualità e l'efficacia del linguaggio, la realizzazione ad esempio di video di breve durata,
da arricchire con musiche, narrazioni e comunicare in modo efficace emozioni atmosferiche e atmosfere. Ma anche la scelta di realizzare queste, con tutti i lavori realizzati nei diversi progetti svolti in questi anni, delle esposizioni digitali permanenti, sempre accessibili e fruibili a titolo gratuito, in modo molto semplice sul nostro sito istituzionale. Per chi vorrà, al termine dell'intervento, metterò anche in chat quelli che sono i link. E quindi, in modo da cercare di co-creare una cultura digitale condivisa e condivisibile, come ci indica e ci insegna di Carter. Diritto alla cultura e utilizzo degli strumenti digitali per ampliare e rendere maggiormente accessibile la cultura e utilizzo gli strumenti che vogliamo provare anche a implementare come mezzi per la fruizione, guardando al futuro, ad un futuro veramente molto vicino. Ed è per questo che su consiglio e con la preziosa collaborazione del dottor Piscolla, che è il deus ex machina di Carter, abbiamo provato ad allestire una sorta di museo virtuale con gli elaborati realizzati dagli studenti del PCTO nel progetto E adesso sono qui, un museo virtuale nel metaverso, che è la nuova versione, un'evoluzione di internet in cui sarà possibile vivere nel prossimo futuro in mondi paralleli in una modalità immersiva. Infatti il termine metaverso, nella sua accezione di ambiente tecnologico, nasce nel 1992 con il romanzo Snow Crash di Neil Stephenson, per indicare uno spazio tridimensionale nel quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire all'interno di una realtà virtuale. E sarà proprio l'uso di visori o altri device che permetteranno un'immersione nel mondo virtuale, rivoluzionando il modo di comunicare, viaggiare e incontrarsi. Si tratta di un ambiente persistente, dinamico, come la vita reale, in cui incontrare, inserire contenuti e relazionarsi con altre persone, con altri avatar, in un modo virtuale, con varie implicazioni in ambito industriale e medico, ma noi abbiamo cercato di ragionare, pensare nel nostro piccolo e da totali imperfetti, quelle che poteva essere un'applicazione nel patrimonio culturale. Io nel mio piccolo ho avuto già il piacere di immergermi nella Domus Aurea a Roma, che è visitabile e fruibile, e ci si può immaginare con l'utilizzo dei visori proprio e ci aiuta a comprendere com'era ai tempi di Nerone. Ed è un grande aiuto per capire realmente l'archeologia, ad esempio, piuttosto che visitare da remoto un museo, visitarne le collezioni, partecipare ad una visita guidata in esso, ad esempio restando a migliaia di chilometri di distanza, oppure se si è anche magari bloccati da problemi di disabilità, di malattia, che ci impedisce di andarci realmente. Sicuramente pensare che possano aumentare ulteriormente le occasioni di incontro e conoscenza virtuali rispetto a quelle reali è una, almeno dal mio punto di vista, è una distopia, una realtà di un futuro un po' terrificante e indesiderabile, ma bisogna farci i conti e cercare invece, come tanti cambiamenti avvenuti nelle nostre vite negli ultimi 20 anni, di trarne invece tante possibilità e renderlo uno strumento e non un freno. Sulla piattaforma, la cui versione base risulta free, gratuita, di Spatial, Giovanni Bazio, studente del corso di laurea di conservazione dei beni culturali e di diritto storico-artistico dell'Università degli Studi di Udine, che ha appena concluso il suo tirocinio formativo curricolare presso la nostra sovrintendenza, ha provato a sperimentare le possibilità di questo strumento, o forse meglio dire, le possibilità di questo luogo virtuale. E la sua ricerca, proprio come indicato nelle linee guida di Carter, ha voluto sperimentare le forme più innovative di espressione delle opportunità del digitale, con particolare riferimento all'organizzazione dei contenuti nei contesti immersivi nel metaverso, immaginandolo come un'ulteriore possibilità di ampliare l'accesso alla cultura, guardare al futuro e alle sue potenzialità. Ed è adesso proprio Giovanni, a cui passo la parola, a raccontarci e a illustrarci il suo lavoro. Prego. Buongiorno a tutti, sono Bax Giovanni e bentrovati in questa conferenza. Ci teniamo oggi a farvi appunto fare un giro all'interno di questo metaverso,
un luogo che fino a qualche mese fa, almeno quasi tutti noi non conoscevamo più di tanto, e che abbiamo scoperto grazie alle conferenze e all'attività di Giovanni Piscolla. La curiosità verso questo mezzo, questa tecnologia, ci ha portato a sperimentare quali potrebbero essere le potenzialità, i vantaggi, ma anche le difficoltà, gli svantaggi che esse ci pongono, per provare a valorizzare in maniera sempre nuova, più efficace, più immersiva, il nostro stupendo patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Abbiamo scelto una piattaforma gratuita, Spatial, proprio perché il nostro fine era quello di creare un bene usufruibile da tutti, indifferentemente dalle disponibilità economiche, fisiche, eccetera. Nonostante il metaverso sia pensato per l'utilizzo col visore, è comunque facilmente navigabile con mouse e tastiera, quindi anche le persone a casa possono tranquillamente immergersi in esso. Abbiamo pensato uno spazio come una specie di museo, uno spazio museale, in cui presentare in maniera accattivante i video che erano stati realizzati dai ragazzi, dei video brevi e rapidi che dovevano appunto tenere viva la curiosità su alcuni beni della nostra regione. Erano già stati caricati su YouTube e sul sito della Soprintendenza, ma volevamo sperimentare anche questo nuovo portale, questo nuovo mezzo. E posso intanto condividere il nostro lavoro. Allora. Ecco qui. Spero si veda. Purtroppo è un po' lento oggi caricare. Ok, quindi questo è il metaverso, ci sarà il nostro personaggio e noi abbiamo creato questo spazio. Abbiamo inserito i loghi della sovrintendenza del progetto, ma l'importante, il focus della stanza sono appunto i video dei ragazzi. Con questi video si può interagire facilmente premendoci sopra con il mouse e si possono far partire, si sentirà l'audio. Ci si può muovere tranquillamente come un video su altre piattaforme come YouTube, eccetera. Si può regolare l'audio e appunto quindi si può esplorare il bene. Con questo tasto qua che si vede qui in alto, questo più, si può anche ingrandire lo schermo per vedere il video a schermo intero. Purtroppo non si sente l'audio. Ok. Se mi ricordo come si faceva a far andare l'audio. Devi fare condividi con audio quando fai condividi schermo. Condividi suono, esatto. Se adesso funziona. Riconoscere questo piazzale singolare attraverso cui oggi corre il confine tra Italia e Slovenia. A Gorizia è chiamato piazzale della Transalpina, mentre a Nova Gorizia Terge. I video sono stati inseriti qui, l'audio si sente come nel video normale e siamo anche riusciti a inserire le informazioni dando il merito ai ragazzi che hanno realizzato appunto questo video. Per supportare ulteriormente questo mezzo abbiamo pensato anche a eventuali persone non udenti o comunque persone che hanno voglia di conoscere qualcosa in più del bene di cui si sta parlando, e abbiamo deciso di realizzare un altro piccolo video con le informazioni che possono essere sia della persona che è stata intervistata, ma anche del bene di cui si parla, con dati e precisazioni che magari risultavano un po' eccessive in un video pensato per essere corto ed efficace. E, appunto, visto che il nostro focus è stato rivolto alle persone con anche disabilità, e quindi possono essere disabilità anche nella lettura, abbiamo scelto di realizzare dei video molto molto semplici, uno sfondo neutro, con delle scritte grandi e chiare,
che scorrono molto lentamente, dando la possibilità a tutti di leggere con calma e capire il contenuto. In ogni caso, comunque, come un video online, si può stoppare, se si vuole prendere il proprio tempo per leggere, per leggere appunto il testo. Lo spazio appunto è stato riempito con i lavori dei ragazzi, abbiamo dei lavori su Gorizia, su Cividale, comunque su vari beni della nostra regione, e abbiamo anche inserito per le persone che visiteranno questo spazio dei loghi, il logo di Calter, ma anche la rivista col programma di oggi, e anche le riviste, locandine, con le giornate in cui questo progetto è nato ed è stato anche sviluppato. Quindi, al momento questo progetto è ancora alle prime armi, non l'abbiamo ancora reso pubblico perché vogliamo prima assicurarci che i video che ne mettiamo qua all'interno di questa piattaforma siano rispettati dal punto di vista del copyright e comunque di tutte le informazioni dei ragazzi, ma presto, quando finiremo questi dettagli, sarà disponibile a tutti e ci si potrà semplicemente girare e visitare e poter vedere in un ambiente un pochino più accattivante tutti i video che sono stati fatti dai ragazzi. Se ci sono domande su come funziona, sarò felice di rispondere, anche se non ho grandissime competenze, però in queste settimane, in questo mesetto, mi ci sono impegnato e ho imparato un po' di cose. Bello, grazie mille Giovanni per averci fatto fare, per aver allestito e ci hai condotto in questo bel museo virtuale. Giovanni Piscolla vedo che non è connesso, a cui volevamo chiedere un'opinione, ce la dirà? Ce la dirà Morena, sto assentando un momento e fra un po' torna. Comunque approfitto per fare i complimenti a tutti, a Giovanni in particolare per quello... Giovanni che ci ha presentato adesso, e devo dire che quando parlavamo all'inizio delle potenzialità eccetera, credo che questo sarà uno, non dico un obbligo perché non abbiamo mai obbligato nessuno, un suggerimento, perché le sfide che noi promuovremo quest'altro anno, se fossero raccontate anche attraverso uno strumento di questo genere, come dire, è un ulteriore plus in più proprio per renderci consapevoli di cose di questo genere. Quindi grazie Giovanni per... È stato un piacere lavorare su questo progetto. Ci sono tanti spunti per migliorarlo. Ad esempio, lavorando su un canale internet aperto, sarebbe utile prima o poi realizzare anche dei video con le descrizioni, magari in lingua inglese o altre lingue, in modo da appunto permettere anche a persone non italiane di accedere a questa piattaforma, che al momento comunque risulta poco conosciuta. Comunque la partenza, c'è un inizio buono, c'è, e vedo del potenziale dal punto di vista della esposizione dei beni culturali all'interno di questa piattaforma. Complimenti ancora a te, Maria. Bravissimo, ottimo lavoro. E grazie mille Giovanni per il tuo contributo e tanti auguri per il tuo futuro scolastico e di studi. Grazie. Io ringrazio tutti quanti per l'attenzione, per questo spazio. Se ci sono domande siamo a disposizione anche in chat, e passo la parola agli interventi successivi. Grazie a tutti. Grazie a te Morena. Ed è vero, grazie per lo splendido lavoro che ormai ci caratterizza da un anno e mezzo, verso i tempi virtuali sono diventati tutti, si sono dilatati, comunque sempre piacevole e soprattutto piena di spunti. E soprattutto ci state facendo conoscere una parte della regione che, come dire,
o ci vivi oppure non la conosci, e quindi questo è importante. Adesso andiamo in un cambiamo regione, andiamo proprio nella parte opposta, iniziamo in Sicilia, dove dove la nostra presidente dell'associazione di Calter Faro Sicilia, la professoressa Elisa Bonacini, ci racconterà un po' di tante storie, ma soprattutto ci presenterà la filosofia per cui qualche anno fa, insieme con loro, insieme anche in Abruzzo, in Molise e in altre parti ci stiamo lavorando, decidemmo di trasferire la nostra, come dire, progettualità sul territorio. Faro non è una entità astratta, ma poi agisce, i principi si realizzano nei territori. Faro Sicilia è stata una delle prime iniziative con le quali noi a livello nazionale abbiamo spinto, diciamo così, ad aggregarsi per valorizzare il proprio territorio, anche in un'ottica, diciamo così, di confronto culturale sui vari territori. Cioè quello che abbiamo visto adesso in Friuli Venezia Giulia certamente è diverso, completamente diverso dall'approccio siciliano, e credo che questo sia poi il vero valore del nostro territorio, della nostra cultura, cioè la diversità nell'unicità. Quindi Elisa, sì, a te l'onore di raccontarci che fate in Sicilia. Allora, intanto grazie, ed è sempre un piacere, Carmine, partecipare a queste iniziative, quindi saluto tutti gli amici che ci seguono. Dunque, l'idea di fare rete in Sicilia intorno, da una parte, a Di Calter, questo grande polo aggregatore, e dall'altra, appunto, ai valori di Faro, è qualcosa che una richiesta a cui non potevamo sottrarci, e a novembre del 2020, dopo una lunga gestazione anche legata alla pandemia, abbiamo creato appunto l'associazione. Io faccio parte di Calter già dai tempi in cui di Calter nasceva, e quindi sono orgogliosamente di prima generazione da questo punto di vista, grazie sempre a Carmine. In atto appunto l'associazione vanta, oltre all'associazione di Calter fondatore, io come rappresentante della pratica partecipativa nell'ottica della convenzione di Faro di Z-Travel in Sicilia, l'Ecomuseo dei Cinque Sensi di Sciacca, che è qui rappresentato da Desiree Libassi, ci sono anche appunto altre realtà che hanno aderito assolutamente, perché in linea con i principi di Calter da una parte, appunto della convenzione di Faro dall'altra, che si integrano perfettamente, possiamo dire, anche alla luce di quello che la stessa carta di Petrelcina sottolinea, e cioè appunto un aspetto sempre più orientato. Sicuramente la carta e le idee di Calter in questo senso sono state molto all'avanguardia, se pensiamo a ciò che poi è successo in seguito, sulla titolarità del patrimonio, titolarità culturale anche dal punto di vista digitale, e il potenziale che il digitale poteva e può avere, e lo abbiamo visto con quest'ultimo esempio appunto portato da Giovanni, a cui faccio i miei complimenti per questa iniziativa. Farò una presentazione prima di presentare tutti gli altri li nomino. C'è la cooperativa
Badia lo Stenfando di Lentini, che sta combattendo sul territorio, purtroppo in, per certi versi con ostacoli dati dalla cecità dell'amministrazione locale, nonostante una grande iniziativa di riqualificazione urbana del loro territorio, che oggi li porta ad essere invece, come si può dire, a replicare la loro pratica altrove, appunto perché esistono per fortuna anche amministrazioni meno cieche di quelle che al momento governano la città di Lentini. L'Ecomuseo appunto di Sciacca, che è una ormai best practice nazionale e internazionale, ma lascerò a Desiree la parola, di cui io stessa ho fatto parte come CDA e sono socia, così come sono socia anche di Badia lo Stenfando, sono un poco prezzemolina, diciamo, di queste realtà. Poi Grazia Salamone, che invece rappresenta l'associazione Dracma, che si ambienta territorialmente nella parte nord-occidentale dell'isola, con delle ottime attività, di cui appunto Grazia stessa vi racconterà. E abbiamo anche l'Ecomuseo dei Semi di Demetra, quindi che rappresenta invece, con Rory Restivo, la sua presidente, una particolare situazione nata da poco, ma con grandi progettualità in corso, anche legate appunto all'aspetto della partecipazione e dell'inclusione delle comunità. E Mediblay, che è rappresentata invece da Raffaele Gallo, che riguarda una porzione del Siracusano, perché anche lì, come nel caso di Lentini, siamo nel territorio siracusano, siamo a Palazzo Lacreide. Una serie appunto di realtà che si sono associate, condividono insieme tante altre piccole e grandi progettualità sul territorio. Volevo presentare il caso appunto specifico con cui ho aderito all'iniziativa, che è appunto la pratica portata avanti sulla piattaforma Easy Travel, che è una ormai dal 2016 una best practice per la creazione di contenuti diciamo intorno alla cultura, al patrimonio culturale materiale e immateriale, di tipo digitale, andando a colmare tra l'altro un enorme gap della comunicazione culturale in Sicilia. E poi passerò la voce attraverso un video a Giorgio Franco, per poi passare la voce, Giorgio Franco che rappresenta Badia lo Stenfando, per passare poi la voce a tutti gli altri. Quindi se mi consentite un attimo, condivido lo schermo. Volevo farvi vedere intanto appunto, abbiamo creato grazie a Giovanni Piscolla appunto un sito anche di Calter, in cui sono presenti le realtà che aderiscono all'associazione, e una mappatura, e abbiamo anche un profilo su Facebook che utilizziamo per divulgare appunto un po' le nostre pratiche. Allora, vengo un attimo alla presentazione di uno dei soci dell'associazione, il progetto Easy Travel Sicilia, che rappresento e porto avanti con in realtà la partecipazione di molti dei soci dell'associazione, perché Badia lo Stenfando ha creato progetti su Easy Travel, e lo ha fatto e lo fa abbondantemente da sempre l'Ecomuseo di Sciacca. Abbiamo portato avanti dei progetti con l'associazione Mediblay a Palazzolo, insomma, diciamo, ci unisce anche tutto questo. Velocemente vi presento la piattaforma, una piattaforma che consente la creazione gratuita di audioguide multimediali e audio tour, la prima piattaforma al mondo in questo senso, fruibile sia in modalità web, questo è uno screenshot della piattaforma, sia attraverso poi l'applicativo per ogni dispositivo.
Quindi in un unico applicativo in atto si possono consultare le 20.000 audioguide che sono distribuite nel mondo, in oltre 170 paesi e via dicendo. Vado velocissima su questa parte perché mi interessa farvi presentarvi il caso appunto siciliano, che è una pratica replicabile nel suo modello, magari non nella sua scala, perché appunto è una scala regionale quella con cui che vi presenterò. EasyTravel è una piattaforma assolutamente gratuita, consente la creazione di audioguide e audiotour, l'elemento che diciamo caratterizza questa piattaforma è certamente il fatto di poter sfruttare i layout digitali geografici, cioè appunto le mappe geografiche, come carte su cui scrivere storie, storie digitali agganciate a geografie digitali, e la possibilità di scoprire queste storie anche semplicemente passeggiando, grazie alla loro geolocalizzazione su GPS. Una piattaforma che mette a disposizione la sua piattaforma di gestione interna dei contenuti, il CMS, cioè il Content Management System, che consente di creare appunto progetti multimediali liberamente fruibili sia dalla piattaforma che dall'applicativo. Pensata e nata nel 2015 per democratizzare i contenuti culturali, è rivolta soprattutto a quelle realtà, quali potevano essere i piccoli musei o le istituzioni culturali prive di budget, che magari non avevano le condizioni economiche di poter realizzare una propria app. In realtà l'idea, diciamo, di EasyTravel è quella un po' di quella che governa i grandi social di oggi, cioè il fatto di essere in rete, quindi di avere la possibilità di mettere in rete tutti questi contenuti che sono però strettamente orientati appunto alla promozione culturale e turistica del territorio, soprattutto attraverso lo storytelling. Nell'ottica che ogni luogo appunto ha veramente centinaia di storie da poter raccontare, e nell'ottica di poter consentire a chi visita questi luoghi di scoprire queste tante storie, anche e soprattutto attraverso la voce narrante delle persone che vi abitano. Questa è la logica con cui funziona invece l'idea degli audio tour, con i punti di interesse geolocalizzati sulle mappe, e la distribuzione delle audioguide su EasyTravel, che tra l'altro questa vi dico una mappa vecchia di qualche anno, perché non è stata poi più aggiornata in realtà nemmeno dagli operatori di EasyTravel. I numeri sono aggiornati appunto in realtà sotto. Da dove sono partita in Sicilia? Sono partita da una presenza già di qualche audioguida su questa piattaforma e dalla assoluta praticamente assenza di applicativi museali in Sicilia, perché prima del progetto in Sicilia esisteva solo un'app di museo che riguardava la Galleria Bellomo di Siracusa. E parliamo del maggio 2016, che comunque è sempre l'altro ieri. Il progetto che mi ha visto coordinare questa iniziativa dal basso, in un'ottica appunto proprio di coinvolgimento delle comunità patrimoniali, di tutte le comunità patrimoniali che potevo coinvolgere, è diventato un processo appunto partecipativo che tuttora è in corso e che mi ha portato a coinvolgere tutte quelle realtà pubbliche e private che potevano essere appunto coinvolte, tutte, soprattutto quelle che fino a quel momento in rete non sono mai state. Una parte fondamentale del progetto ha riguardato l'aspetto della co-creazione all'interno dei laboratori didattici di contenuti digitali, audio guide o audio tour, insieme appunto a studenti di ogni ordine e grado,
anche ragazzi che hanno partecipato attraverso il Servizio Civile Nazionale, per esempio con le Proloco, diciamo riuscendo a sviluppare una metodologia che presento perché è assolutamente replicabile in ogni suo step in altri progetti. Anche qui in faccio vedere appunto le varie fasi, abbiamo lavorato, io dico abbiamo perché io ho coordinato e molto spesso ormai molte realtà vanno a briglia sciolta, come fa adesso anche l'Ecomuseo di Sciacca, che riesce a realizzare tranquillamente veramente dozzine di progetti su questa piattaforma, anche coinvolgendo i ragazzi delle scuole, soprattutto coinvolgendo i ragazzi delle scuole, dai bambini delle elementari appunto alle scuole superiori. E questo si è realizzato in Sicilia con la partecipazione veramente di tantissimi studenti di ogni età, con la collaborazione delle istituzioni sul territorio, che ovviamente hanno fornito i materiali di partenza, quindi i materiali scientifici, che sono stati poi rielaborati, riscritti in una chiave appunto più narrativa, più evocativa, più coinvolgente, laboratori di scrittura co-creativa appunto insieme. Molto spesso le visite sui luoghi hanno potuto comportare per esempio la documentazione fotografica dei luoghi stessi, piuttosto che degli oggetti delle collezioni, creando in qualche modo, anche favorendo in qualche modo uno sviluppo anche di competenze digitali, che per i più piccoli possono essere anche cominciare a prendere confidenza con come fare le foto, come inquadrare, come scrivere su Word, Open Word, e assalire ovviamente le digital skills per i ragazzi più grandi, che si sono anche cimentati nelle riprese video a mo di Alberto Angela. I progetti hanno visto poi la validazione di quei contenuti da parte delle amministrazioni e la pubblicazione poi attraverso lo speakeraggio da parte degli stessi ragazzi di questi contenuti, per cui questi ragazzi sono stati trasformati in dei ciceroni o storyteller appunto digitali. È una metodologia che ormai porto avanti da tanti anni, di cui posso dirvi ci sono dei riscontri dal punto di vista anche della tipologia dei benefici che questo tipo di laboratorio orientato allo storytelling digitale nell'ambito della didattica possono apportare. Analizzando benefici che erano stati analizzati già in un'altra ricerca da parte del Politecnico di Milano, quelle che voi potete leggere adesso, cioè i benefici dello storytelling digitale nella didattica, sono tutti legati in qualche modo al connettere queste generazioni con i loro territori, con le storie dei loro territori, con i loro patrimoni, in un modo che può appunto anche essere più coinvolgente, perché li vede creare dei contenuti e vede restare questi contenuti a testimonianza della loro attività, perché rimangono appunto sulla piattaforma e altri ne possono fruire. Quindi sviluppano il senso di appartenenza alla comunità con la stessa progettualità, sviluppano competenze narrative descrittive, competenze narrative evocative, la consapevolezza del significato della narrazione per conservare le memorie comuni, oppure il senso di appartenenza a una comunità che vuole promuovere la propria identità, a una comunità con i medesimi valori. Consapevolezza che gli accadimenti storici hanno anche dei significati appunto precisi, e il fatto di potersi identificare anche come comunità nel proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale.
Siamo oggi a un numero impressionante di progetti portati avanti, 417 audioguide, è la regione che al mondo è più presente su questa piattaforma, tra progetti di audioguide di musei, di siti, di chiese, di storie di vario genere, oltre che tutta una serie anche di itinerari legati alla promozione del patrimonio culturale materiale e anche immateriale, tradizioni popolari, leggende e via dicendo. Questo è un breve screenshot di come si presenta la piattaforma di Zitravel se si cerca Sicilia, ma ovviamente si deve scorrere il lungo menu per arrivare a vedere 417 progetti. Le storie singole degli audiotour sono distribuite, quello che vi dicevo, delle storie agganciate appunto sulle geografie, ma questi vuoti nelle mappe indicano quanto potenziale ancora c'è in queste geografie digitali da poter essere riempito appunto di storie. Parole chiave di questo progetto sono state partecipazione e co-creazione, democratizzazione di linguaggi e contenuti, attendibilità e qualità dei contenuti, cross-linking e accessibilità. Questo in un'ottica di un mondo che comincia a circondarci di contenuti e che può circondarci anche di storie digitali relative appunto a questi contenuti che ci possono consentire appunto di scoprire anche dei, dei luoghi intorno a noi. Questa è, diciamo, l'inquadramento e la storia di Easy Travel invece passo la parola appunto al, mi dovete confermare poi se vedete e sentite, al video di Giorgio Franco che invece presenta Badia Lost and Found. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Franco, presidente della cooperativa Badia Lost and Found. Lo sentite? Sì, sì. Provo comunque ad aumentarlo, in ogni caso non so se il mio audio è un po' diverso dal vostro. Allora. Si è bloccato. La cooperativa è nata appunto dall'omonimo progetto per rigenerare il quartiere Badia a Lentini, in provincia di Siracusa, in Sicilia, applicando la filosofia del Lost and Found, ovvero quella della restituzione dei bagagli smarriti della cultura attraverso l'attività della creatività contemporanea, della co-creazione assieme agli abitanti del quartiere, dei residenti, ma anche dei cittadini temporanei del quartiere Badia, appunto mediante quelle che sono le finalità della Convenzione di Faro, ma anche le finalità legate appunto alla copartecipazione del patrimonio tutto, culturale, materiale ed immateriale. Ed è per questo che la cooperativa diventa tale nel 2020, dopo un'esperienza pluriennale che vede le stesse personalità, le stesse risorse, le stesse professionalità applicate alla riattivazione, alla bonifica, alla fruizione di un bene importante della città da cui vi parlo, che è il bene Palazzo Beneventano. Ahimè, recentemente, esperienza conclusa, almeno allo stato attuale, l'amministrazione Lofaro del Comune di Lentini ha deciso di non condividere il progetto di partenariato speciale pubblico-privato appunto dall'articolo 151,3 del 2016, un partenariato importante che oggi in Italia sta rigenerando molti patrimoni. Eppure la cooperativa ad oggi si sta occupando di servizi per la cultura, per il patrimonio immateriale, per la valorizzazione, spronando i territori, esaltandoli nella loro capacità intuitiva ed espressiva appunto per la creatività, realizzando anche importanti momenti di condivisione e processi di partecipazione. Ma passiamo adesso con la narrazione delle attività di Badia Lost and Found, come ha reso partecipato, copartecipato il patrimonio culturale. L'ho fatto prendendo come stimolo, come esempio, tutto il patrimonio culturale materiale ed immateriale, facendo della trasmissione dei saperi il centro, il perno delle attività didattiche, quindi visite guidate, laboratori didattici, e quindi anche della creatività contemporanea e quindi anche di arte pubblica, arte urbana. Come ben sapete, il patrimonio di Badia Lost and Found è un patrimonio legato all'arte urbana perché è stata ideatrice di un parco urbano d'arte con 42 ad oggi interventi destinati a crescere sempre più e a rivedere anche la stessa idea di sistema diffuso di opere d'arte. Ma sono opere d'arte che non sono state lette, pensate, ideate dall'alto, ma sperimentate dal basso,
attraverso veri e propri momenti di copartecipazione con la comunità dei residenti e la comunità ospitata per l'occasione. Ad esempio, recentemente 57 studenti alla comunità di Randazzo, al comune di Randazzo in provincia di Catania, quindi innescare sistemi, processi di partecipazione anche intercomunale, interprovinciale, interregionale, cercando di mettere a confronto le comunità, di cui Badia Lost and Found, peraltro con molto orgoglio e con molta professionalità, tutt'oggi conduce avanti dei progetti legati anche a non solo più la comunità di Lentini, ma a partire dalla comunità di Lentini anche per altre comunità, recentemente le comunità di Mazzarrone e di Melilli, ad esempio, sia per la creatività contemporanea che per il patrimonio immateriale, ha visto la presenza della cooperativa per cercare di sviluppare, attraverso la partecipazione alla cultura, nuovi momenti di co-creazione del valore della cultura. Aspetteranno, attenderanno la cooperativa Badia e le comunità per cui sta lavorando la cooperativa stessa grazie a questo percorso esperienziale. E infine voglio ringraziare tutte le comunità e le amministrazioni comunali che stanno credendo in questo lavoro corale, coeso, innanzitutto, come nel caso del patrimonio immateriale, anche con i luoghi istituzionali. Quindi, ad esempio, in questo caso l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, la Direzione Generale per la Creatività Contemporanea, con i quali stiamo progettando per un modo diverso di fare futuro, di fare comunità, attraverso appunto i ruoli copartecipativi della cultura e soprattutto le finalità, gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ovviamente c'è tantissimo da fare, ma a nome mio e di tutta la cooperativa Badia desidero ringraziare coloro che ci hanno dato spazio oggi, l'organizzazione ovviamente, ma anche tutti i soci cooperatori che ci assistono nella grande famiglia della Lega delle Cooperative nel mondo della cultura italiana. Quindi grazie e speriamo presto di portarvi nuovi risultati. Un abbraccio dalla Sicilia a voi. Ok, allora interrompo la mia condivisione, ok, per passare la parola a Grazia Salamone, che rappresenta l'associazione Dracma, che ci racconterà la sua iniziativa. Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie Elisa. Io vorrei ringraziare gli organizzatori di questo incontro e in particolare il dottore Carmine Marinucci, davvero instancabile, lo possiamo dire. Io adesso condivido la presentazione, solo pochi minuti ovviamente, che mi prenderò. Ok, vedete? Vedete bene? Sì. Ok, perfetto. Allora, l'associazione Dracma ha aderito alla rete Faro Sicilia nel febbraio 2021. Qualche mese prima aveva già aderito alla rete nazionale di Calder. Dove siamo? Eccoci qui, siamo in provincia di Messina, a Barcellona, a Pozzo di Gotto. E chi siamo? Mettiamoci la faccia. Siamo tre archeologhe, una progettista culturale, una pedagogista, una storica dell'arte, e tutte noi appunto abbiamo delle competenze quindi diverse, diversificate, che ci consentono di progettare in ottica quindi interdisciplinare. Cosa facciamo? L'associazione Dracma nasce nel 2012 con l'obiettivo di facilitare la cultura e l'accesso alla cultura da parte di pubblici differenziati. E tutto questo ci porta quindi a compiere azioni di valorizzazione e promozione, quindi attività di comunicazione culturale, progettare laboratori e percorsi didattici a tema archeologico, storico, artistico, con collegamenti anche all'educazione ambientale e alla legalità. Sempre quindi un occhio presente proprio sul contemporaneo, ecco. E la nostra mission è far scoprire il nostro patrimonio culturale con un focus specifico sulla Sicilia, nel più ampio quadro del Mediterraneo, contribuire a promuovere l'integrazione culturale e sociale dei cittadini e sviluppare il concetto di appartenenza e tutela consapevole dei beni del proprio territorio. Tutto questo ovviamente in linea con quanto sostenuto dalla Convenzione di Faro e accolto ovviamente da Calder. Ecco alcune, soltanto alcune delle nostre collaborazioni passate o in corso: Università di Messina, Tau Book, Taormina International Book Festival, amministrazioni comunali, musei come il Museo Archeologico di San Buca di Sicilia, altre amministrazioni, in particolare volevo
Ecco, iniziare in questo caso il Comune di San Filippo del Mela, un corso di educazione al patrimonio che si è concluso dopo diversi mesi con una mostra. E questo, diciamo, per sottolineare anche l'importanza della restituzione di quello che viene fatto alla comunità, a iniziare ovviamente dalle famiglie, ma non solo. E a seguito della pandemia, ecco, qui abbiamo anche il progetto con la BIL, la Biblioteca della Legalità, la sede presso la Biblioteca di Santa Lucia del Mela. E dicevo, a seguito della pandemia, le nostre attività didattiche sono state ovviamente rimodulate mediante un ripensamento di modalità e strumenti per una fruizione online sincrona. È stato pertanto potenziato il riuso di contenuti digitali in open access. Tra le attività già svolte, molto rapidamente segnalo il laboratorio a tavola, un percorso condotto nel 2021, tra febbraio e marzo 2021, in diretta su Zoom, all'interno di un progetto Erasmus che ha coinvolto alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto, classi della scuola media, della scuola superiore di primo grado. E quindi le fonti archeologiche e iconografiche hanno accompagnato il racconto dedicato alle abitudini alimentari, alle attività correlate, ai riti sociali connessi nel quadro della cultura greca e romana. Un focus specifico è stato dedicato naturalmente ai siti del territorio, alle evidenze archeologiche, per esempio dalla Villa Romana di San Biagio Terme di Liatore, oppure da Tindari, ma anche Milazzo, Patti, Triti. La presentazione dei contenuti è stata integrata dalla esplorazione guidata attraverso i repository digitali Europeana, Google Arts and Culture, Open Art Images, con riferimento a questioni quali la proprietà delle immagini e il loro riuso. Sono stati utilizzati anche tool digitali come Padlet, che è per il workshop con manipolazione, tra virgolette, manipolazione virtuale dei reperti e il loro riuso, stimolando al tempo stesso la creatività dei ragazzi. Anche per il focus d'arte curato da Valentina Certo e dedicato alla Sicilia tra il 400 e il 600, il digitale si è confermato come strumento efficace anche per esplorare i minimi dettagli dei dipinti, in questo caso, che possono sfuggire spesso alla visione in presenza. Qui un momento del workshop, una con gallery dei lavori realizzati dai ragazzi. Ma non posso soffermarmi, vado avanti. I progetti in corso di Dracma, da ultimo una prestigiosa collaborazione con il Museo Archeologico di Francavilla di Sicilia, per il quale Dracma ha avuto l'affidamento dei servizi educativi dal Comune e dal Parco Archeologico di Naxos Taormina. Il MAFRA peraltro ha una dotazione tecnologica importante, infatti oltre a un video introduttivo che accoglie visitatori, vi è una sala immersiva e anche una sala didattica multimediale dotata di tavoli con touchscreen, i cui giochi poi verranno integrati nella nostra pratica laboratoriale. Uso il futuro perché il progetto è in fase di avviamento e prevede attività di comunicazione culturale per vari pubblici, laboratori e percorsi didattici per gruppi scolastici e famiglie. E vorrei sottolineare soprattutto l'aspetto della coprogettazione, soprattutto con la comunità scolastica locale, che avverrà innanzitutto attraverso l'organizzazione di focus group con i docenti e una messa a disposizione del nostro team per offrire uno spazio di dialogo e consulenza. Quindi non un pacchetto didattico preconfezionato, ma un'offerta formativa da elaborare e rielaborare sulla base di effettivi bisogni didattici all'interno di un percorso sistemico di educazione al col patrimonio. Il progetto didattico naturalmente è incentrato sulla collezione museale, ma al tempo stesso ogni tematica che verrà isolata, rituali sacri, vita quotidiana, rete di scambio, eccetera, sarà contestualizzata in un più ampio quadro storico-archeologico grazie al riuso di contenuti digitali. Ma non un riuso fine a se stesso, ma si farà cogliere ai ragazzi con linguaggi adatti alle varie fasce di età il valore delle tecnologie digitali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Da un lato, quindi, sviluppare la consapevolezza dell'appartenenza ad una determinata comunità e la necessità di prendersi in carico il proprio patrimonio per averne cura. Dall'altro, uno sguardo allargato al patrimonio più ampio, quello esplorato attraverso i contenuti digitali, la cui conoscenza e valorizzazione passa anche da piccole comunità scolastiche di centri cosiddetti periferici. Io ho concluso e grazie ancora per questo bel momento di confronto. Dati pochi minuti a disposizione, ovviamente se ci fossero poi delle necessità di chiarimenti sono ovviamente a disposizione. Grazie ancora. Grazie mille, grazie. E allora, intanto, poi se ci sono delle domande magari le lasciamo poi alla fine. Passo la parola a Rory Restivo, che invece è la presidente dell'Ecomuseo Semi di Demetra, che rappresenta un territorio, quello dell'Ennese, appunto, periferico, ma non minore. Grazie Lisa, grazie, con grande gioia proprio che siamo presenti proprio per rappresentare il nostro territorio, che è un territorio appunto particolare, nel senso che è proprio nell'entroterra siciliano, quindi ci sentiamo un po', ecco, questa responsabilità e vi ringraziamo sempre. Mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto proprio per questa bella occasione di poter incontrarsi principalmente e approfondire queste tematiche importanti. Il nostro Ecomuseo, come tu dicevi in apertura, è molto giovane, nel senso che nasce a fine 2018, considerati gli anni purtroppo di pandemia, si riduce il tempo che abbiamo avuto anche a disposizione per poter fare tutto quello che avremmo voluto, però abbiamo cercato di sfruttare questo tempo al meglio delle nostre possibilità, con tanta fatica, la fatica che l'entroterra sappiamo tutti comporta. Nasce come un'istituzione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Aidone, ma di tutto il territorio circostante. Per chi ha avuto il piacere di visitare Aidone, sapete che è chiamato il balcone della Sicilia, paesaggisticamente ha delle caratteristiche notevoli. Lo abbiamo voluto proprio fortemente come strumento innovativo di arricchimento e di conoscenza del territorio, quindi in un'ottica di promozione nuova, di una promozione culturale, sociale, anche civile se vogliamo, di recupero, di valorizzazione dei patrimoni appunto locali, spesso dimenticati o bistrattati. Cerchiamo col nostro lavoro di essere da stimolo anche per realizzare una migliore qualità della vita nelle aree interne. E tutto questo lo vogliamo fare a supporto delle forme di sviluppo sostenibile per il territorio locale. Il progetto, diciamo, iniziale nostro, il nostro focus si realizza attraverso la promozione di attività che sono di ricerca, di progetti educativi, di iniziative di documentazione, anche catalogazione in alcuni casi della cultura materiale e dell'ambiente e della storia del nostro territorio, che è molto ricca. Tutta l'attività si basa su un sistema di condivisione delle scelte, questo è proprio è focale per noi, e di partecipazione allargata far sì che la progettualità cammini sulle gambe di tutta la comunità, e questo richiede un lavoro. Il nostro obiettivo è che vengano coinvolte a tutti i livelli tutti i soggetti interessati, in modo tale da far crescere, fortificare quello spirito di comunità a cui ci richiamava Elisa nel suo intervento. Nel momento della pandemia, diciamo durante il periodo pandemico, abbiamo avuto l'opportunità di sperimentare alcune azioni proprio appunto in forma digitale, perché tutti gli eventi che noi svolgevamo a un certo punto ci siamo trovati impossibilitati a poterli realizzare. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di trasferire un po' quelli che erano anche i momenti canonici dell'anno, le tradizioni popolari sul digitale e farli camminare su queste nuove
diciamo, su questa nuova dimensione. E questo per noi è stato ovviamente un esperimento, però ha sancito qualcosa di importante: il valore educativo del patrimonio culturale inteso nella sua accezione più ampia, poi sia che sia esso analogico, digitalizzato oppure creato in digitale, e la nuova modalità per valorizzarlo attraverso questi strumenti che sono adesso una nuova possibilità. Pensiamo che attraverso il digitale si possa lavorare alla costruzione identitaria. Questa è una cosa sulla quale stiamo proprio lavorando, ragionando. Si possa lavorare all'educazione e alla cittadinanza, alla promozione di apprendimento attivo e al dialogo inclusivo e interculturale. E quindi si rafforza la percezione del patrimonio culturale quale risorsa strategica che deve essere ovviamente compresa nei processi di costruzione della conoscenza. È un obiettivo sicuramente a lungo termine, è molto complesso, prevede di andare verso una governance integrata, quella che abbiamo definito una interoperatività dei sistemi, una interdisciplinarietà degli scambi continui con le realtà appunto che fanno parte di Caltere, che per noi sono fondamentali in questo scambio, e con tutto il territorio, la scuola, i sistemi museali, archivistici, bibliotecari, che trasferiscono tutto il patrimonio immateriale e materiale. E per questo adesso siamo impegnati in due importanti progetti che hanno il focus sulle comunità educanti. E parliamo quindi al centro della riflessione, ci sono le comunità patrimoniali. Questi progetti che stiamo facendo con l'Agenzia anche delle Entrate prevedono diverse azioni. Alla base c'è la conoscenza del territorio e la trasposizione dell'osservazione della conoscenza del territorio che vogliamo tradurre in modi diversi. Quello che come dire, ci siamo prefissi di realizzare è una grande mappa di comunità che vogliamo restituire secondo strumenti appunto digitali. Quindi l'obiettivo è proprio quello di creare una rilettura del patrimonio, dei patrimoni in chiave digitale, per diffondere la nostra storia in un modo che possa essere diverso, cioè con nuovi linguaggi, linguaggi che siano nuovi e anche moderni. Tutto per educare, appunto, come il tema dell'incontro di oggi ci dice, alle e con il patrimonio culturale digitale. Questo è il nostro fine, che sicuramente è impegnativo, però quello che noi intendiamo realizzare è un lavoro di comunità. Siamo stati spinti da questo nella realizzazione dell'Ecomuseo e su questo speriamo di poter agire con efficacia. Grazie Rory, allora di questa introduzione, racconto delle cose che ci sono in corso, quindi magari in un prossimo appuntamento riusciremo a far vedere qualche attività concretamente realizzata. Speriamo allora, di poterlo fare presto. Assolutamente. Allora, tocca adesso all'Ecomuseo dei Cinque Sensi di Sciacca e a Desiree Libassi. Eccomi. Passo la parola. Ok, ciao Desiree. Ciao Elisa, grazie per l'invito e grazie tanto anche a Carmine per aver organizzato il tutto. È un piacere essere qui con voi. Allora, sono Desiree del Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Chi siamo? Cosa facciamo? Questo pomeriggio vi condivido la storia appunto di questa cooperativa. E noi siamo una cooperativa di comunità, la prima cooperativa di comunità in Sicilia, chiamata appunto Identità e Bellezza. Già dal nome di questa identità, di questa cooperativa, si capisce come effettivamente ci sia qualcosa di diverso. Ed effettivamente i pilastri di questa cooperativa sono le identità e le bellezze. La cooperativa nasce come risposta ad una profonda crisi che il territorio di Sciacca
ha vissuto, dovuta in primis alla chiusura delle terme di Sciacca e quindi in particolar modo ad una profonda crisi soprattutto culturale, sociale ed economica. Mi sento di dire in primis socioculturale proprio perché la comunità non si riconosceva più in un'identità forte del territorio e quindi la valorizzazione delle identità, delle bellezze, la promozione del territorio oggi è affidata ai cittadini che hanno deciso di mettersi insieme, connettersi e creare un'organizzazione, quindi un'azienda, la cooperativa di comunità, già una forma abbastanza innovativa sia in termini di processi che di prodotti, per gestire quello che oggi è il territorio di Sciacca, e, utilizzando quale strumento? Utilizzando in particolar modo il turismo esperienziale, il turismo trasformativo, comunitario, ma soprattutto quello culturale. Da zero oggi abbiamo realizzato diversi prodotti e servizi, in particolar modo quelle che sono le esperienze del fare, dove i nostri ospiti, in qualità di cittadini temporanei, hanno la possibilità di diventare parte integrante del territorio e quindi scoprire il territorio attraverso i cinque sensi. Oggi abbiamo sul territorio sono presenti anche oltre 12 infopoint diffusi, quindi da un punto di vista dell'accoglienza gli cittadini oggi sono i narratori di bellezza, sono gli ambasciatori della bellezza e sono coloro che nella propria vita, e soprattutto i commercianti, hanno sempre accolto e raccontato le bellezze del territorio. Lo stesso vale per quanto riguarda i beni comuni. Oggi su Sciacca sono stati riaperti 4 beni comuni, secondo proprio la Convenzione di Faro, dove appunto la cittadinanza, la comunità si riappropria di questi luoghi oggi purtroppo chiusi, in particolar modo le grotte vaporose del Monte Cronio, ovvero il cuore pulsante delle terme di Sciacca. Ad oggi le terme effettivamente funzionano grazie a questo, a questo fenomeno di termalismo naturale. E oggi i cittadini, tutti i sabati e le domeniche, soltanto 2 ore al giorno, da 2 anni e mezzo a questa parte, hanno accolto oltre 13.000 visitatori. E questo in qualità di che cosa? Di custodi dei beni comuni, che hanno la responsabilità, si sentono effettivamente la responsabilità di mantenere aperto questo luogo, ma soprattutto raccontare e condividere il patrimonio materiale e immateriale del nostro territorio con cittadini e non, quindi anche cittadini temporanei. Dicasi lo stesso per la Badia Grande, quindi l'ex convento di clausura di Sciacca, chiuso da una vita, dove appunto tutti i dolci della nostra tradizione culinaria nascono all'interno di questo luogo, e anche lì i custodi dei beni comuni, oltre a raccontare le tradizioni culinarie legate appunto a questo luogo, raccontano il patrimonio. Lo stesso per la Torre Campanaria e il Museo Diocesano. Sicuramente tutta questa narrazione è possibile oggi grazie anche allo strumento di Easy Travel. Poco fa Elisa ne parlava, e su Sciacca abbiamo veramente utilizzato tantissimo Easy Travel, perché è uno strumento che consente ai nostri custodi, ma soprattutto anche ai cittadini, di poter raccontare in maniera sicuramente innovativa il territorio. Volevo presentarvi un attimino, ditemi se vedete lo schermo ovviamente. Ok, allora. Vedete qualcosa? No? Aspetta, per adesso no. Ok. Condividi schermo? Sì, sto provando, mi dà problemi. Il primo ti dovresti scegliere poi di quelli che ti propone. Allora, aspetta, condividi schermo, desktop. Ok. No, non me lo fa fare. C'è qualche... C'è cosa. Un problema, sì, mi dà errore. Io mentre vado avanti comunque ci provo. E sul nostro sito ufficiale di Sciacca Cinque Sensi, quindi anche il primo portale della città di Sciacca, co-creato insieme ai cittadini, vengono raccontate appunto le identità e le bellezze del territorio. E nella sezione Sciacca c'è una sezione che si chiama proprio Gli Sciacchitani raccontano, che riporta direttamente al sito ufficiale di Easy Travel, dove i cittadini hanno registrato e quindi caricato contenuti, sono circa 15, se non sbaglio 15 audioguide, di cui 3 registrate da chi? Da degli studenti, bambini di elementari. Questo mi piace sottolinearlo, perché abbiamo veramente raccontato luoghi anche rigenerati, come la salita di Via Perollo, una salita che portava ad un quartiere medievale in pieno centro storico, considerato veramente un
un luogo completamente abbandonato a se stesso, ma soprattutto periferico al centro storico. Oggi rigenerato grazie ai ceramisti, ma soprattutto raccontato, perché nella targhetta della Via Parolle oggi c'è un QR code dove tutti i cittadini e non vanno lì, inquadrano il QR code e sentono raccontare il catalogo vivente di queste ceramiche di Sciacca direttamente dai ceramisti che hanno realizzato quei vasi. Quindi sentirete ad esempio Toni o Pasquale che vi diranno: ciao, sono Toni, sono ceramista di Sciacca, da 45 anni lavoro la ceramica e oggi ho utilizzato questo decoro per questo vaso che state vedendo. Ma soprattutto grazie a Dizzy Travel e quindi anche a questo percorso di narrazione, quel luogo è diventato un punto di selfie trail, ma anche di un impatto economico per il territorio, perché la gente che sta su quella zona ovviamente spende, va dal tabaccaio, va dal ceramista, quindi si è creato anche un'economia circolare sul territorio. Per quanto riguarda gli altri percorsi, dicevo, ci sono stati gli studenti che hanno appunto contribuito, soprattutto durante i progetti PON, i PCTO. Il museo diffuso quindi viene inteso in primis come la città, un museo a cielo aperto, non è un museo fisico, ma allo stesso tempo un museo contemporaneo dove tutte le generazioni possono sentirsi a casa e soprattutto prendere consapevolezza del proprio patrimonio. Perché una volta, quando non c'è la consapevolezza del patrimonio, non si è bravi soprattutto poi a poterlo raccontare. E allora, visto che il nostro obiettivo è soprattutto quello, è meravigliarci della bellezza che abbiamo, perché purtroppo ne siamo troppo viziati, allora la prima cosa è soprattutto studiare, informarci, ma soprattutto informare le nuove generazioni. E allora iniziamo veramente dai bambini piccolissimi, già dalle prime dalle classi di prima elementari, e insieme ai nostri volontari quindi partecipiamo a questi PCTO creando appunto dei partenariati e dei protocolli d'intesa con le scuole, puntando appunto alla formazione, alla presa di consapevolezza. Insieme a Fabio, che oggi è anche referente del Museo Diffuso, sono stati realizzati tre audioguide Easy Travel. Una che si chiama il Museo Diffuso incontra Tommaso Fazzello, che è un personaggio storico della città di Sciacca, e loro raccontano tutte le strade e il percorso di Tommaso Fazzello facendo anche dei riferimenti letterari, che non è da poco per delle classi di prima, seconda e terza elementare. Lo stesso per quanto riguarda il percorso che va dal centro storico al porto di Sciacca, raccontando quelle che sono tutti gli aneddoti e le tradizioni del borgo marinaro e dei grandi caricatori dell'impero romano, per poi arrivare a un percorso di chiese che va da San Michele a Sant'Agostino. Quindi i bambini hanno effettivamente attraversato tutta la città di Sciacca da nord a sud, scrivendo soprattutto i contenuti, facendo delle fotografie e registrandosi in classe. Hanno fatto dei laboratori effettivamente di registrazione. E per quanto riguarda invece anche le scuole superiori e medie, abbiamo lavorato veramente tanto, anche sempre in termini di PCTO, creando addirittura una mappa, una caccia al tesoro, che a breve dovrà essere caricata anche su Easy Travel, e quindi sarà anche un gioco innovativo per visitare il territorio in maniera appunto diversa. Ma soprattutto mi sento di dire che oggi Easy Travel è stato veramente uno strumento molto utile, perché quando il turista si trova a Sciacca alle 2 di pomeriggio, alle 3 di pomeriggio, andano i saccenzi e non siamo abituati a dormire, o addirittura a riposarci, a pranzare in quelle ore calde, e l'ospite si trova in giro per Sciacca, inquadra tranquillamente il QR code e viene veramente accolto, e soprattutto si fa coccolare dalla voce del cittadino seguendo i percorsi di travel, perché quello è l'obiettivo appunto, è di emozionare, ma soprattutto di educare le nuove generazioni nella presa di consapevolezza del territorio e maggiore senso di appartenenza. Grazie. Grazie, grazie Desiree. Chiudiamo la rassegna, diciamo, dei soci dell'associazione di Calterfaro Sicilia con Mediblay, rappresentato da Raffaele Gallo. Buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate. E allora, sono Raffaele Gallo, vicepresidente di Mediblay, società cooperativa. Siamo una società costituita dal luglio 2019, abbiamo già qualche annetto di attività sulle spalle. Fondamentalmente ci occupiamo di valorizzazione del bene artistico, culturale, storico. Ci occupiamo anche
di marketing territoriale, lo facciamo attraverso le tecniche del digitale e tra le altre cose ci occupiamo anche di uno spazio che abbiamo aperto tramite un partenariato che vede come protagonisti sia la Curia di Siracusa, sia Conf Cooperative, che è la nostra Lega Cooperativa che ci rappresenta, e anche Fondo Sviluppo, che poi è stata, diciamo, l'entità che all'interno del progetto ci ha anche in qualche modo sostenuto e finanziato economicamente per poter avviare gran parte delle nostre attività. Metto in condivisione lo schermo anche per potervi raccontare un po' tutto quanto, così magari si riesce un po' a fare una panoramica migliore di quello che abbiamo fatto in questi primi 3 anni di attività, quasi 4. Un attimo soltanto. Mi dice che devo uscire e riaprire l'app. Un attimo soltanto. Sì, scusate allora questa interruzione, evidentemente ogni tanto Zoom dà problemi. Vediamo se rientra. Non so, Carmine. Ah, ok, ci sei, okay. Perfetto. Okay. Sì, 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 sì. E allora, riprendo da dove avevo lasciato, perché purtroppo ho un computer alquanto nuovo in questo momento tra le mani e quindi ho dovuto rifare un po' tutte le impostazioni di sistema. E allora, io dovrei essere in condivisione di schermo, quindi... Sì, ci sei? Sì, perfetto. Metto in riproduzione la presentazione. E allora... Noi siamo innanzitutto la prima cooperativa di comunità che è nata in provincia di Siracusa. Come vi dicevo, le nostre attività si basano sostanzialmente sul marketing territoriale, turismo esperienziale, tour guidati, valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed anche artistico. Siamo un team di professionisti con competenze molto, molto trasversali. Veniamo più o meno tutti da esperienze lavorative pregresse molto, ma molto varie. Io personalmente ancora oggi mi occupo anche di altri ambiti, tra cui produzione musicale, anche sono un musicista attivo, e quindi ci occupiamo un po' di tanti ambiti della sfera culturale. Queste sono le persone che si occupano un po' di Mediplay. Abbiamo la presidente Sara Curcio Guerraiti, che è guida turistica, giornalista, storyteller, nonché project manager. Poi ci sono io, vicepresidente, mi occupo della parte di digital marketing, delle strategie SEO, sono responsabile amministrativo ed anche musicista. Abbiamo Carlo Alvo, che è il nostro tour designer e progettista di esperienze. E abbiamo anche al nostro interno Emanuele Salasta, che è un art director, che per l'appunto si occupa della direzione artistica di quello che facciamo nella nostra sede, Sede Spazio San Sebastiano, che è anche una galleria d'arte, e quindi abbiamo il supporto di una persona che sostanzialmente si può occupare anche attivamente di queste cose. La nostra missione attuale è quella di poter portare Palazzolo Crede, ma anche tutta l'area degli Iblei, nella dimensione del digitale. Parliamo comunque di un'area interna molto vasta, che è compresa tra la provincia di Siracusa e di Ragusa. In linea d'aria devo dire che siamo molto molto vicini a Ragusa, pur essendo all'interno proprio del territorio siracusano. In questi 3 anni comunque abbiamo fatto molte cose, tra cui, diciamo, l'obiettivo principale era quello di poter anche uscire dai canali di comunicazione tradizionale
e anche riuscire ad avere dei canali di comunicazione sia social sia web che potessero mettere a valore tutta l'area di cui noi ci occupiamo. Abbiamo poi anche tratto insegnamento e cercato anche di trovare degli spunti nuovi di riflessione anche per riassettare tutte le attività che noi già ci eravamo prefissi di fare tramite l'emergenza pandemica, che comunque nel momento in cui ci trovavamo anche a partire da un punto di vista societario è stata un po' una mazzata che in qualche modo ci ha messo nelle condizioni di non poter operare più, da che anche con i miei colleghi nel momento in cui ci trovavamo anche a fare delle riunioni dicevamo che comunque l'obiettivo era quello di poterci in qualche modo reinventare, di poter fare delle cose nuove. Nello specifico, i progetti che abbiamo creato in questi anni sono dei progetti formativi e di digitalizzazione fatti direttamente con le scuole. Abbiamo anche creato delle audioguide mediante dei processi totalmente digitali. Abbiamo creato delle esperienze di turismo esperienziale, perdonatemi il giro di parole, che potessero unire sia tradizione sia innovazione. Abbiamo realizzato un infopoint turistico che funge contemporaneamente da galleria d'arte, bookshop e anche di spazio co-working per lavoratori che non sono direttamente dei locals. Ci siamo anche occupati di vendite online facendo una box di prodotti tipici locali. Come progetti che abbiamo fatto con le scuole, gran parte di quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo è stato anche grazie a Easy Travel, è un partenariato fatto con l'IES di Palazzolo, che è l'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo, e il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, per cui, come ben sa la dottoressa Bonacini, abbiamo anche confezionato questo progetto di audioguide, per cui abbiamo in qualche modo parlato di un unicum a livello internazionale, che è il santuario rupestre dedicato alla decibele, che è presente sul territorio di Palazzolo, per cui i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo hanno dapprima dovuto fare un percorso di ricerca, dopodiché abbiamo fatto per l'appunto il confezionamento delle audioguide in cui per l'appunto i ragazzi stessi, mettendo a disposizione degli strumenti del digitale come software e anche materiale hardware di vario tipo, sono riusciti anche essi a sviluppare queste audioguide e poterle anche inserire all'interno della piattaforma Easy Travel. Dopodiché, un'altra esperienza che abbiamo fatto in questi anni è quella di Tra le mani e il santo, un'esperienza digitale che parlasse anche della festa del patrono di Palazzolo, che è San Paolo. Tra le cose fatte, per l'appunto, quello che non potevamo fare nel 2020 era non si potevano fare grandi assembramenti di persone, per cui quelle che sono le tradizioni locali e le feste tradizionalmente legate a Palazzolo non si potevano svolgere nella maniera autentica. Per cui nel momento in cui ci siamo ritrovati anche a progettare questa esperienza, quello che abbiamo fatto direttamente è stato quello di far rivivere in chiave digitale questa esperienza, dando gli strumenti nelle mani delle persone che tramite delle gallerie digitali create appositamente da noi hanno potuto rivivere sia i percorsi, sia i luoghi, sia i simboli storici della tradizione della festa di San Paolo. Da che da questa esperienza abbiamo suscitato grande interesse, perché uno dei partecipanti a questa esperienza che abbiamo per l'appunto fatto è stato anche padre Salvo Randazzo, che è il rappresentante legale della parrocchia di San Sebastiano, che in questo momento ci ospita all'interno dei suoi spazi, e abbiamo creato Spazio San Sebastiano, che è appunto questo infopoint, galleria d'arte, spazio di co-working e bookshop che gestiamo attivamente, grazie anche alla collaborazione di Confcooperative, di Fondo Sviluppo e appunto anche della parrocchia. Come potete vedere, abbiamo creato sia un percorso di audioguide, abbiamo questo spazio di co-working, appunto il bookshop, e comunque ci occupiamo anche della presentazione di eventi quali mostre d'arte, che sono di durata quasi semestrale.
Tra le altre cose, come vi dicevo, ci siamo anche imbattuti, abbiamo fatto un progetto legato alla vendita online di prodotti legati al territorio, quindi paste fatte con grani antichi siciliani locali, un miele locale, anche un olio locale di Tonda Iblea, che è un olio che gode di denominazione DOP e di GP, e quindi come nostro obiettivo principale era per l'appunto quello di far conoscere delle eccellenze locali, perché Palazzolo non è soltanto conosciuta come una terra di grandi patrimoni culturali da un punto di vista artistico e architettonico, ma una delle sue forze, delle sue eccellenze è per l'appunto una parte legata anche ai prodotti tipici locali, che noi attivamente e con tirature molto limitate, durante soprattutto i periodi di feste quali il Natale, mettiamo in vendita e facciamo in modo di poter far conoscere il territorio che ci rappresenta anche in altre parti d'Italia in cui magari non arriviamo ancora molto facilmente. Grazie Raffaele. Carmen, noi abbiamo concluso la nostra rassegna appunto dei soci dell'associazione di Calterfaro Sicilia, un panorama, come avete visto, abbastanza diversificato e che copre il territorio, anche se pochi ma buoni. No, davvero, davvero, davvero grande grazie, come spesso vi scrivo. Prima o poi verrò a Sciacca e dintorni, perché mi mancate molto, ma voi sapete, questi due giorni sono fondamentalmente legati a individuare quelle buone prassi che sui temi che ci appartengono da sempre. Io considero l'esperienza che voi avete rappresentato essa stessa una buona prassi, al di là delle buone prassi che fate singolarmente. Credo che questo sia un modo sostanziale. Adesso, mentre parlavate, immaginavo le reazioni del figlio di Venezia Giulia, di una persona estremamente sensibile e attiva come Morena Moresia, che sono certo, così come ha sposato il metaverso immediatamente, sposerai e aspettati che ti chiami per il Zitravere. Su questo, meno male. Quindi volevo dirti grazie davvero, Lisa. Io solo un'ultima considerazione volevo fare. Siamo appunto tanti e diversificati, ma in realtà noi, anche prima, tra virgolette, della rete che ci fa da cappello, siamo in rete fra di noi, quindi comunque le iniziative, siamo partner l'uno con l'altro in varie cose, o sposiamo iniziative comuni, quindi comunque la rete ci fa da cappello sicuramente, ma siamo tante, tante realtà già molto attive, certo. Anche fra loro. Assolutamente, ma questo non a caso le cose poi nascono da sole, insomma, nel senso che condivisione di obiettivi, di amicizie, perché poi insomma io ho sempre anche apprezzato questo ecco, che si palese. E sono certa che le abbiamo incuriosita. Ancora grazie, spero di vederci subito e comunque di proseguire questo percorso. Adesso torniamo al terzo gruppo e ritorniamo in ambito degli istituti, delle sovrintendenze collegate al Ministero della Cultura, di cui voi sapete abbiamo un protocollo d'intesa che dobbiamo reinventarci perché la pandemia ci ha fermati un po' tutti, e queste esperienze importanti che ho visto, ho letto quello che mi hanno mandato, sono estremamente importanti, credo che siano utili anche per aprire file di discussioni in altre regioni, in altri contesti, se anche con l'obiettivo di, come dire, ci sono alcune iniziative in corso in Calabria, in Puglia,
in Basilicata, in realtà quasi tutto il centro-sud, di creare analoghe iniziative come il Faro Sicilia. Vediamo se è necessario farlo, oppure semplicemente, come abbiamo fatto in Abruzzo, abbiamo creato una rete di scuole Faro che lavora, quindi è una rete di scuole, quindi non è, è la scuola nella sua autonomia, sono una quindicina di scuole che lavorano a senso, Faro. Grazie Elisa, grazie a tutti e salutatemi tutti gli amici di Sciacca. Allora, il programma prevede, allora in questo momento abbiamo, non so se le due sovrintendenze Caserta e Benevento Parma, in ordine è previsto i servizi Mariangela Mingiore, referente dei servizi educativi della sovrintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento, e ci parla appunto, delle, anche qui si parla di ecomuseo, e comunque è visto da una istituzione culturale come quella di una sovrintendenza. A seguire la dottoressa Carla Campanini, che abbiamo annunciato anche questa mattina, che ci parlerà degli ambasciatori digitali in pilota, in quanto referente del servizio educativo del complesso monumentale della Pilotta a Parma. Adesso io non so se preferite mantenere questo ordine oppure tra amici decidetelo voi chi vuole parlare per primo. Io sono presente, buon pomeriggio, bene. Sono Mariangela Mingione, grazie per questa bella presentazione, sono la responsabile del servizio educativo della comunicazione con il Ministero per la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Ringrazio per l'invito lei, Presidente Carmine Marinucci, anche le responsabili del Centro per i Servizi Educativi, le dottoresse Marina Di Berardo, Elisabetta Borgia e Susanna Occorsio. Se a voi fa piacere, condivido volentieri un PowerPoint che ho preparato proprio per illustrarvi quelle che sono le iniziative che questa soprintendenza, diciamo, porta avanti appunto nell'ambito della digitalizzazione dell'educazione all'educazione al patrimonio. Adesso condivido. Si vede? Tutto sì, posto. Si vede? Si vede. Perfetto. Io porto i saluti della Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per la provincia di Caserta e Benevento, l'architetto Gennaro Leva, e le finalità di questo incontro per implementare l'uso consapevole del digitale dell'educazione al patrimonio ci è sembrata un'ottima occasione per parlare dell'attività portata avanti da 13 anni a questa parte con il concorso di idee l'Ecomuseo e il futuro della memoria, promosso e coordinato dal servizio educativo della SABAP, rivolto ogni anno a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alle associazioni del territorio, preferibilmente quello di pertinenza della sovrintendenza, ma insomma, accogliamo con favore anche proposte che dovessero giungere da altre province o regioni, con l'intento di promuovere attraverso il supporto delle metodologie scolastiche e l'uso partecipativo ed inclusivo del digitale i temi della diffusione, della conoscenza, della tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Nel pieno rispetto del piano per l'educazione al patrimonio culturale, quindi sia per lo sviluppo umano che per la valorizzazione delle diversità culturali e la promozione del dialogo interculturale, la sensibilità verso i beni culturali deve essere rivolta verso un modello di comunicazione che non si fondi più sulla trasmissione unidirezionale delle conoscenze, ma deve presupporre l'attiva partecipazione degli individui alla costruzione della vita culturale, alla rappresentazione, alla condivisione di significati. Per questo motivo, forti della consapevolezza che il futuro si possa pianificare insieme, elaborando strategie che consentano di leggere i bisogni e di trovare anche le risposte, noi vogliamo sottoporre alla vostra attenzione il concorso di idee l'Ecomuseo, il futuro della memoria, giunto quest'anno scolastico alla 13ª edizione.
Ma che cos'è un ecomuseo? L'ecomuseo nasce dall'esigenza di creare un ponte tra il territorio, la sua storia, le persone che lo hanno abitato, le politiche di sviluppo che riconoscono in questi elementi il vero giacimento dal quale estrarre le materie di base per la crescita economica di un luogo, e ha dato vita ad un nuovo sistema di promozione e valorizzazione del territorio. L'ecomuseo, espressione di una nuova visione museologica in cui i componenti della collettività dovrebbero essere soggetti attivi nel processo di identificazione, di interpretazione e di significazione del loro patrimonio culturale, oltre ad esserne i primi custodi. Nei casi più riusciti, infatti, gli ecomusei hanno favorito l'emergere dell'identità delle comunità locali, l'avvio di processi di sviluppo e valorizzazione economica attraverso la conservazione e la reinterpretazione di particolari aspetti del patrimonio. Si potrebbe quindi definire l'ecomuseo un museo partecipato, nel senso di un grande laboratorio progettato dalla comunità di un dato territorio propensa ad investire il proprio tempo, il proprio spazio esistenziale, utilizzando le case, le strade, i paesi e le campagne di cui dispone. Ritornando appunto al concorso di idee, l'Ecomuseo e il futuro della memoria, di cui vi parlavo in apertura, il contest ha 4 sezioni. Ci sono le mappe di comunità e percorsi ecomuseali, con interviste alle memorie storiche, familiari, anziani, vicini di casa. Poi c'è l'EcoClick per il recupero di vecchie foto dei luoghi di interesse. L'EcoVisual, che è animato dai cortometraggi sulle tradizioni e i patrimoni da osservare per la costruzione di un inventario partecipato attraverso la compilazione di schede catalografiche semplificate, attraverso le quali gli studenti, guidati dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti, hanno promosso le attività didattiche di educazione al patrimonio, diffondendo l'eredità culturale e la sostenibilità ambientale per la realizzazione di un distretto culturale in rete. La prima, dicevamo, è la mappa di comunità e percorsi ecomuseali, una composizione libera di immagini, disegni, fotografie e scritte, da semplici didascalie a poesie, che spesso interrompono una carta topografica. La mappa di comunità è lo studio preliminare di una carta, allo stesso tempo una bozza di progetto di museo. È un momento di costruzione del territorio e di costruzione dell'ecomuseo. Alcune scuole, magari che hanno partecipato a questa sezione, hanno preferito portare delle interviste alle memorie storiche, ai familiari, agli anziani, ai loro, magari ai loro vicini di casa. E poi la seconda sezione è l'EcoClick per il recupero di vecchie foto o di luoghi di interesse. Là dove c'era, ora c'è, potremmo così sintetizzare i lavori impegnati nel confronto tra il passato e il presente, come spunto di analisi delle trasformazioni spesso inappropriate e rovinose degli spazi pubblici. C'è stato anche chi ha partecipato proponendo degli storytelling con dei video della durata di pochi minuti, con tante foto in sequenza. E poi c'è la terza sessione, l'EcoVisual, animata dai cortometraggi sulle tradizioni. Questa particolare sezione stimola chi preferisce utilizzare il linguaggio cinedocumentario per realizzare dei cortometraggi sul territorio, le sue tradizioni, con particolare attenzione ovviamente ai temi della memoria. C'è chi ha prodotto, grazie all'IGM o a Google Earth, l'individuazione, la posizione e la toponomastica di una grotta, oppure ha raccontato la storia di una città attraverso le aziende enogastronomiche che sono state costruite e poi hanno chiuso. Altri, per esempio a Marcianise nel Casertano, attraverso le tradizioni, oppure il mulino di mio nonno a Sant'Agata de' Goti, che è in provincia di Benevento. E poi, infine, c'è la sezione patrimoni da osservare per la costruzione di un inventario partecipato attraverso la compilazione di schede catalografiche semplificate
E queste schede servono ad abituare gli studenti ad un'attenta osservazione dei beni materiali e immateriali che appartengono alle comunità. Tale processo comporta ovviamente la presa di coscienza del valore di questi elementi del territorio e dunque avvicinano in maniera precisa al lavoro svolto dalla sovrintendenza. Magari da questo lavoro potrebbe nascere nello studente un domani il desiderio di comprendere più da vicino il lavoro di un archeologo, di uno storico dell'arte, eccetera, magari di sceglierla come professione. Per l'Ecomuseo non sono mancati gli incontri informativi, come quello ultimo del 5 dicembre scorso, al quale hanno preso parte i docenti, ma anche i colleghi della Reggia di Caserta. È un incontro che ha gettato delle ottime basi, insomma ha messo in rete tutte le anime della community care, che hanno ribadito la ferma volontà di prendersi cura del territorio. E l'incontro è tra quelli poi che la sovrintendenza carica sul suo canale YouTube dei servizi educativi della SABAP di Caserta e Benevento. E ancora, tutti i lavori e quelli delle edizioni precedenti possono essere visionati sul blog Ecomuseo della Memoria, oppure appunto sul canale YouTube, come vi dicevo prima. Un tuffo per noi nei ricordi questo blog e per coloro che si collegano nella storia del paesaggio. Una conferma dell'intento del contest, cioè di promuovere attraverso il supporto delle metodologie scolastiche e l'uso partecipativo ed inclusivo del digitale, i temi della diffusione, della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Non a caso il concorso L'Ecomuseo è forse uno dei più longevi che un ente abbia portato avanti. E lo abbiamo presentato anche a fiere di settore, come la Fiera Didacta Italia di Firenze, per un incontro B2B con i professionisti della didattica e della cultura, sottolineando come i dirigenti scolastici e gli insegnanti degli istituti partecipanti con entusiasmo abbiano risposto ai comuni obiettivi di sostegno, di diffusione delle forme di conoscenza aperte e partecipate proposti dalla SABAP di Caserta e Benevento, trasferendo la loro esperienza didattica nella rete della comunità educante dell'Ecomuseo per l'affermazione di una sempre più ampia e diffusa cultura di settore. E questa edizione 2023 ha ampliato ulteriormente la concezione e le potenzialità dell'Ecomuseo, offrendo un approccio ancora più vicino ai giovani, con una piattaforma web che si chiama www.borghidelsagno.it, che racconta i borghi appunto del Sannio attraverso le immagini, i disegni, le descrizioni degli studenti dell'Istituto Superiore Virgilio Liceo Artistico di Benevento con la professoressa Amelia Rossetti, che ringrazio, ai quali faccio i complimenti e ai quali tra poco lascerò la parola affinché possano mostrarvi il loro lavoro, la loro startup. E mercoledì prossimo, 17 maggio, ci saranno le premiazioni del nostro concorso di Ecomuseo Il futuro della memoria nella biblioteca moderna della SABAP. Gli studenti avranno così la possibilità di dare valore all'esperienza di viaggio del proprio territorio attraverso i loro elaborati, a contatto con le comunità locali, riconoscendo e valorizzando le risorse con il potenziamento del turismo sostenibile e lento, e facendo emergere l'anima delle proprie radici per concretizzare ciò che fino a una decina di anni fa era considerato un semplice slogan, cioè pensare globalmente per agire localmente, che ora sta prendendo concretamente forma. E quindi lascerei a questo punto la parola, se voi siete d'accordo, alla professoressa Amelia Rossetti e ai suoi studenti per questo intervento integrativo. Grazie, grazie. Toglie il... Perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a lei. La sentiamo bene, grazie. Ok, perfetto. Allora possiamo partire col nostro racconto. Io sono felicissima di essere qui e poter esporre tutto il lavoro di un anno intero svolto con i nostri ragazzi. Ringrazio quindi la dottoressa Mingione e ringrazio l'associazione di Calter per averci dato questa opportunità.
Allora, parto col dire che Borghi del Sannio oggi si presenta come un grande contenitore digitale. È un sito web che racconta il territorio con lo scopo di valorizzare le aree interne, quelle legate al Sannio Beneventano, attraverso dei percorsi ecomuseali caratterizzati da queste mappe digitali interattive. L'idea è un po' quella di sensibilizzare la collettività attraverso la conoscenza, alla salvaguardia, alla promozione e al contempo alla valorizzazione del territorio che esprime la propria identità attraverso il patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico. Borghi del Sannio fa parte di un'ampia progettazione didattica che alla base lo scopo è di fornire un valido percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento per gli alunni che frequentano l'indirizzo architettura e ambiente del liceo artistico Virgilio di Benevento. Attraverso questo percorso i nostri ragazzi hanno avuto modo di acquisire tutta una serie di competenze chiave in materia di cittadinanza che gli hanno importantissime per il proprio futuro. I ragazzi hanno imparato a realizzare siti web e con questo ringrazio l'ingegnere Luca Capobianco che ci ha aiutati durante questo percorso. Hanno acquisito competenze in termini di imprenditorialità perché hanno fatto una vera e propria simulazione di una startup e quindi hanno potuto simulare poi i vari modelli di business che ne possono derivare. Hanno sviluppato competenze collaborative, hanno imparato a lavorare in team, hanno sviluppato le competenze nella madrelingua, nel saper dialogare nella madrelingua, ma anche nella lingua inglese, perché poi il sito web è stato completamente tradotto in lingua inglese e qui ho a fianco la collega, la professoressa Gargano, che ci ha aiutati in questo compito. È stato veramente un lavoro lungo e importante e quindi ho il piacere di presentarlo oggi, però insomma è stato veramente un lavoro di squadra, che ci ha portato poi alla realizzazione di questa piattaforma semplice, una piattaforma smart che ci aiuta a guardare il territorio di oggi, che è un territorio che è un mondo veloce, un mondo in continua evoluzione e quindi per forza di cose deve adeguarsi al digitale, dove il digitale non è soltanto uno strumento, ma è un vero e proprio mezzo di espressione, un vero e proprio veicolo di espressione. Allora, io farei una condivisione schermo, così vi mostro un attimo il lavoro. Si vede bene? Professoressa, abbiamo perso, non so se c'è voce, in questo momento vediamo solo delle immagini. Ci sente? Ok, ci siamo? Mi Bene. Sentite? Sì. Ok, perfetto. Noi stiamo facendo il collegamento da scuola e purtroppo abbiamo un po' di difficoltà. Dicevo, è staccato. Ogni volta che mi connetto... No, non è staccato. La condivisione è staccata. Ah, ok, sì. Sono andata con il microfono. Sì. Quindi se metto la condivisione si stacca il microfono in automatico. Proviamo.
un attimo, provo a fare un altro tipo di condivisione. Guardi, c'è un punto quando gli chiede la condivisione di attivare audio, quindi probabilmente non ha attivato quello. Sì, no, c'è. Quindi. Ok, attualmente sto condividendo lo schermo. Ok, mi sentite? Adesso sì. Ok, perfetto. Allora, il visitatore può fare diverse esperienze di navigazione attraverso il nostro sito web, può scoprire, visitare ed esplorare quindi le mappe di comunità, i percorsi ecomuseali che abbiamo estrapolato da una lunga ricerca sul territorio. I ragazzi hanno fatto davvero un bel lavoro di censimento del territorio e hanno realizzato anche con un altro programma una mostra virtuale. La mostra virtuale racconta un po' attraverso i loro occhi quelli che sono gli scorci più suggestivi del Sannio Beneventano attraverso riproduzioni con varie tecniche che vanno da quelle a matita, a china, ma anche a quelle digitali con l'ausilio delle tavolette grafiche. Io ora passerei la parola, non voglio dilungarmi tanto io, ma passo la parola a Martina Preziosa della classe terza A, che fa parte di uno dei team leader che ha guidato la squadra, e vi racconterà lei meglio nel dettaglio tutta la piattaforma. Prego Martina. Buonasera, sono Martina Preziosa, quindi come ha introdotto la professoressa, adesso andrò avanti con la mostra virtuale, quindi tramite l'home page, cliccando il pulsante vai alla mostra, si aprirà un'altra schermata con appunto la mostra virtuale. Quindi questa è visualizzabile sia attraverso i visori VR che attraverso computer come stiamo facendo adesso, ed è stata realizzata con il programma ArtSteps. Quindi la mostra virtuale è formata da diversi padiglioni in cui ci sono i nostri lavori che, come ha detto la professoressa, appunto scaturiscono da un nostro studio, in quanto non è stato possibile visitare questi luoghi, e quindi abbiamo pensato di studiare gli elementi architettonici e naturali dei nostri borghi attraverso il ridisegno. Quindi appunto il disegno è stato fatto con diverse tecniche, quindi da quelle tradizionali a quelle digitali, e in ogni padiglione troviamo diversi lavori che appunto abbiamo realizzato. Allora va un po' lenta. Ok. Allora, va un po' lenta, okay. E quindi passiamo oltre, okay. Perché sennò ci perdiamo all'interno, perché la condivisione schermo ci consente il collegamento rallentato. Ok, quindi andando avanti, scorrendo l'home page, troviamo la mappa digitale di comunità con i diversi comuni da noi attenzionati, che in questo caso appunto sono 15, ma amplieremo, e i percorsi ecomuseali. Dopo aver ricercato e attenzionato questi 15 comuni, abbiamo realizzato 4 percorsi ecomuseali: il percorso archeologico, il percorso dei borghi, il percorso naturalistico e il percorso enogastronomico. Quindi cliccando il percorso archeologico, in questo caso si aprirà un articolo dove troviamo appunto l'articolo con la ricerca da noi realizzata e anche qui la mappa digitale di comunità con i pin dei luoghi di interesse. Quindi il percorso archeologico si occupa di luoghi come il Paleolab di Pietraroia, dove è conservato il piccolo cucciolo di Celosaurus, conosciuto come Ciro e noto in tutto il mondo. Poi il percorso continua verso Montesarchio con il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, dove è conservato
conservato il celebre vaso di Asteas e parlando del percorso archeologico, tappa è importante anche Benevento, in quanto vi sono le testimonianze di tutte le civiltà che vi sono passate, quindi passiamo dal Museo Egizio al Complesso Monumentale di Santa Sofia, al Museo del Sannio, all'Arco di Traiano, al Complesso Monumentale di Sant'Ilario a Portaurea, all'Obelisco di Iside, al Duomo, all'Arco del Sacramento, al Teatro Romano, Portarsa, Ponte Leproso e il Due Apis. E infine il percorso si chiude ad Apice, in località Ponte Rotto, con il Ponte Appiano che segna il passaggio della Via Appia. Tornando ai percorsi, passando al percorso dei borghi, anche qui l'articolo è realizzato nella stessa modalità, e si apre con una citazione di Pavese. Quindi anche qui abbiamo una mappa digitale di comunità con i PIN di tutti e 15 comuni da noi attenzionati. Quindi cliccando sul singolo PIN si aprirà un'altra pagina dove troviamo l'articolo del luogo scelto. Quindi ogni articolo si apre con una citazione o con un modo di dire del paese, che quindi testimonia i beni immateriali, per poi passare ad un riassunto della nostra ricerca in quattro paragrafi, quindi dov'è, da non perdere, la storia e le curiosità. Quindi tutto, oltre alla nostra ricerca, accompagnato da immagini e in alcuni casi da video. Quindi andando avanti, il percorso naturalistico realizzato nello stesso modo, quindi anche qui con una mappa digitale di comunità, si apre con il Parco Regionale del Taburno Camposauro, un'area protetta che interessa 14 comuni, dove numerose sono le escursioni dei percorsi trekking. Inoltre, quindi il percorso si snoda sul Parco Regionale del Matese e quindi questo è in effetti un luogo fondamentale, in quanto si trova al confine tra Campania e Molise. Anche qui gli escursionisti possono divertirsi con la mountain bike, con i percorsi trekking, sci d'erba, deltaplano, passeggiate a cavallo ed escursioni speleologiche. Quindi del Parco Regionale del Matese, luoghi meravigliosi, vi sono ad esempio a Cusano Mutri con la gola di Caccaviola e le forre di Lavello. E infine il percorso naturalistico si chiude con l'Alta Valle del Tammaro, con la riserva WWF del Lago di Campolattaro, che appunto ha lo scopo di tutelare la fauna e la flora. Infine l'ultimo percorso è quello enogastronomico, quindi anche questo si apre con una citazione, in questo caso di Epicuro, la mappa ha quindi le tradizioni culinarie conosciute già dai tempi antichi. Quindi ad esempio qui troviamo a Santa Chiara dei Goti le infrennule e le mele annurche, per poi passare alle castagne e al pecorino di Vitulano, ai funghi porcini di Cusano Mutri, al prosciutto crudo di Pietraroia. Insomma, è una mappa ricca, sì, che descrive tutte il percorso enogastronomico, sì, e abbraccia questo veramente quasi tutti i comuni della provincia. Per poi arrivare a Benevento, e quindi al torrone, al cardone, che è un tipico piatto natalizio, lo scarpariello, che invece è un primo piatto, e poi ai rinomati liquore strega e pasta rummo. Quindi i percorsi ecomuseali si chiudono qui, e scorrendo ancora l'home page si arriva al blog, dove sono sintetizzati tutti sono raccolti tutti gli articoli, per poi arrivare alla sezione About, dove parliamo del nostro progetto, delle classi che vi hanno lavorato ai ringraziamenti di tutti coloro che hanno collaborato nel progetto. Perfetto. Allora interrompo un attimo la condivisione
Perfetto. Allora, io volevo ringraziare per la partecipazione e per averci lasciato questo spazio. Noi siamo stati anche invitati a partecipare al webinar di sabato prossimo, quindi riparleremo insomma di questo progetto all'interno, perché abbiamo accettato la sfida Itinerario Bellezza racconta la tua terra, e ovviamente questo progetto è stato studiato ad hoc perché ovviamente racconta il territorio secondo le tecnologie, in base alle tecnologie digitali. Glielo dirò, grazie davvero, poi adesso lascio la conclusione di questa sessione alla dottoressa Mingione. Siccome è molto bello e racconta il territorio, ve lo dirò sia venerdì che sabato, la partecipazione alle nostre attività dà anche una via di preferenza, ma ovviamente libera, di partecipare anche a un concorso allo smartphone d'oro dell'associazione PA Social, l'associazione che di fatto in Italia sta cercando di comunicare la comunicazione pubblica, e quindi come dica altro abbiamo un premio per le scuole, quindi vi invito dopo la presentazione nostra di seguire le istruzioni, comunque sul sito le trovate, perché è un contesto molto bello anche di quello di partecipare in un concorso vero e proprio, perché poi c'è lì è davvero, ci sarà un vincitore, insomma, tanto per essere chiari. Grazie. Dottor Mingione, lei la chiusura della sessione. Sì, grazie. Io ribadisco i saluti della sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, l'architetto Gennaro Leva. Ci teneva moltissimo a essere presente oggi, ma ha avuto un impegno istituzionale proprio improvviso, e quindi mi ha rinnovato insomma il desiderio di portare i suoi saluti. Insomma, noi saremo presenti ad altre iniziative. La sovrintendenza di Caserta e Benevento è molto attiva sul territorio ed è molto vicina alle sfide che vengono lanciate, e ringrazio la professoressa e questo istituto, perché in questo mondo che va veloce, ecco, la riflessione di questi ragazzi, cioè il fatto che si siano fermati a raccogliere dati con pazienza, è importante, ed è, ecco, nella scelta didattica, nel loro percorso evolutivo, contribuisce sicuramente ad affermare l'importanza delle radici che non va dimenticata. Quindi grazie a voi tutti per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a lei, dottoressa. Mi permetto, siccome siamo su chat diverse, da Luca, conosco solo il nome, che ha fatto parte del PCTO che ha realizzato questo progetto, saluti, perché la carta di Pietralcina, non a caso, nasce da voi, dopo un confronto con la Fondazione Ampio Raggio, da anni, e quindi ci ritroveremo a Pietralcina, vediamo se a luglio stanno organizzando le date, e quindi magari sarà occasione per parlarne anche in presenza. Grazie davvero. Adesso chiedo alla dottoressa Carla Campanini, che è la referente del servizio educativo complesso monumentale della Pilotta, di parlarci dei nostri ambasciatori digitali in Pilotta. Grazie, dottoressa. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Ringrazio anche per questa, che ogni tanto è bello rivedere così tutti insieme la ricchezza delle esperienze didattiche che vengono, dei percorsi educativi, quindi di quante attività effettivamente vengono fatte, a volte più vicine e lontane, che quindi conosciamo meno, per cui queste occasioni sono davvero importanti. Nel nostro caso, il progetto che io ho scelto di presentare, purtroppo la docente oggi aveva uno scrutinio in classe, quella che è tutor di progetto e non ha potuto partecipare, comunque poi insomma abbiamo condiviso un po' la discussione sulla presentazione del progetto,
che è un progetto che parte proprio nelle difficoltà che gli istituti scolastici di secondo livello, quindi le scuole superiori, hanno avuto durante la pandemia, quindi nell'anno del 2020, e parte, come dire, da una necessità congiunta nostra come museo e da questo istituto scolastico, che è un istituto tecnico economico di Parma, l'Istituto Giambattista Bodoni, che conta quest'anno, per cominciare a inquadrare il problema, 117 etnie diverse tra gli studenti che lo frequentano. Condivido lo schermo adesso, se riesco, così vi introduco anche meglio il tema. Allora, eccolo qua. Anch'io ho fatto l'errore di... Mi sentite? No? No. Sì, la sentiamo. Ah, perfetto, perché pensavo di aver fatto l'errore di prima. E parto col... un'immagine che riguarda il luogo di cui stiamo parlando, quindi il museo di riferimento, che è in realtà un complesso monumentale, qui ne vedete solo una parte. Il complesso della Pilotta occupa una superficie di 40.000 metri quadri e è diventato con la riforma Franceschini dal 2016 uno dei musei di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia. E grazie alla riforma si sono riuniti i quattro istituti principali che compongono il museo, che sono il Museo Archeologico, uno dei più antichi d'Italia, nato proprio per ospitare il nucleo di statue che vedete qua, che sono statue di epoca romana, oggetto di un rinvenimento sul territorio di Parma e provincia alla metà del 1700. La Biblioteca Palatina, che consta di un patrimonio di ormai quasi 1 milione di volumi, con dei fondi storici importantissimi, tra cui per esempio abbiamo un fondo di manoscritti ebraici che è praticamente il più importante d'Italia, e qui vedete il salone voluto dalla duchessa Maria Luigia nell'Ottocento, nel momento in cui Maria Luigia, dopo il congresso di Vienna, diventa duchessa di Parma e Piacenza. Il Teatro Farnese, che è la ricostruzione post bellica con parti originali del teatro voluto nel 1618 da Ranuccio Farnese all'interno della Pilotta, e poi una parte, solo una piccola parte, perché la Galleria Nazionale ha anche più di 1,5 chilometri fisico da percorrere, quello che vedete è solo uno dei saloni principali, e quindi istituti che, diciamo, finalmente vedono riunito il proprio patrimonio e le collezioni grazie appunto al ricostituirsi di questo complesso. Quindi il materiale, il patrimonio che abbiamo a disposizione è enorme, non altrettanto il personale in servizio, quindi le difficoltà anche di poter articolare un servizio educativo sono sempre piuttosto complesse. Lo sono state a maggior ragione durante la pandemia, quando appunto l'impossibilità di lavorare in presenza ha aumentato ulteriormente la difficoltà. Tuttavia, grazie un po' all'azzardo di questo istituto scolastico, noi ancora nel 2020, quando ancora di fatto eravamo in un regime di chiusura al pubblico, qui vedete i nostri primi ambasciatori dell'arte, abbiamo attivato questo progetto a cui inizialmente non avevamo dato un titolo. L'idea per noi rifletteva, diciamo, quella che è stata la riflessione più ampia sulla grande attività di riqualificazione che abbiamo messo in campo, potendo riunire il patrimonio e quindi cercando di rendere il complesso della Pilotta più accogliente, più accessibile, anche aggiornato dal punto di vista della ricerca museale e anche dell'accessibilità. E quindi ci siamo interrogati sui pubblici possibili, su come anche far dialogare le nostre collezioni con le esigenze del pubblico contemporaneo. E dall'altra parte, invece, da parte di queste insegnanti, oltre a me sulla scalinata insieme ad alcuni dei ragazzi, c'è una delle due insegnanti che ha partecipato al progetto, Daniela Guerrieri, che è l'insegnante di storia dell'arte,
insieme ad Erika Martelli, che invece era la coordinatrice del progetto, e quindi da parte loro c'era invece la necessità di non far perdere il contatto con i musei, con il territorio, a questi ragazzi che comunque hanno proprio nella loro formazione curricolare anche il tema turistico, quindi erano proprio quelli della sezione di turismo. Quindi nonostante noi fossimo ancora chiusi al pubblico, con un gruppo di, erano una quindicina di ragazzi, abbiamo provato a condurre questo esperimento che solo successivamente abbiamo intitolato, come vedete questa è la grafica che poi proprio uno dei ragazzi ha prodotto, La pilota e il mondo, i giovani ambasciatori dell'Istituto Tecnico Economico Bodoni. Il progetto ha inizialmente ovviamente voluto portare a porte chiuse, quindi diciamo di far sentire proprio i ragazzi come ospiti un po' speciali all'interno del museo. In questa immagine quello che vedete che indica, vedete i ragazzi sono ancora tutti con la mascherina, quello che indica verso l'alto siamo all'interno del Teatro Farnese, il nostro direttore Simone Verde, il quale li ha personalmente accolti, ha condiviso con loro le sue esperienze di studio, di formazione, di viaggi e appunto di percorso culturale, perché molti dei ragazzi che hanno partecipato, praticamente quasi tutti, avevano o erano o nuovi cittadini, nel senso che alcuni di loro erano effettivamente arrivati in Italia, qualcuno anche addirittura da pochi mesi, e altri invece erano spesso anche magari già nuovi cittadini, ma di seconda generazione, per cui diciamo il gruppo che ha partecipato al progetto rifletteva quella che è un po', come dicevo, la struttura molto articolata dal punto di vista anche delle provenienze culturali dell'Istituto Tecnico. Quindi l'accoglienza è stata appunto un'accoglienza esclusiva, quindi come vedete nello spazio ci sono solo gli studenti, oltre alle visite condotte dal direttore con un po' di difficoltà, ma siamo riusciti a far tornare i ragazzi più volte. Qui siamo in un altro punto del museo e le due ci sono io sulla sinistra e sulla destra, insegnante di storia dell'arte, quindi abbiamo fatto più percorsi. E invece in una fase successiva sono stati, come dire, i ragazzi a presentare agli altri colleghi studenti le opere. Questo dopo che abbiamo lasciato appunto in queste visite esclusive gli studenti liberi, completamente liberi, quindi qui non abbiamo assolutamente esercitato, come dire, nessun approccio storico-artistico, di scegliere un'opera che poteva suggerire loro una curiosità o poteva in qualche modo richiamare qualcosa della loro cultura di provenienza. Nell'immagine quella che vedete è una studentessa di origini arabe che sta presentando una Dormizio Virginis che è sulla destra e che lei aveva scelto perché tutto il parato decorativo, in particolare quelli dei tessuti, le ricordavano dei motivi specifici di una produzione che la famiglia di lei appunto nelle terre d'origine conduceva, di una produzione proprio tessile. Quindi diciamo che le riflessioni dei ragazzi, le loro suggestioni sono state per noi un modo di riflettere da un punto di vista diverso sulle nostre opere d'arte, quindi diciamo di cercare nuovi significati per quello che era la collezione del nostro patrimonio attraverso anche una visione sicuramente più cosmopolita, una visione non condizionata solo da un approccio diciamo storico-artistico tradizionale, ma appunto che si arricchiva delle esperienze, delle provenienze, delle diversità culturali offerte dai ragazzi. Per farvi qualche altro esempio, io adesso ho scelto solo poche immagini, siamo rimasti molto colpiti, sia io che il direttore, dalla scelta di un'altra ragazza di religione musulmana che aveva scelto invece un dipinto di Correggio, un artista appunto che a Parma è molto presente, in cui c'era un'incoronazione della Vergine su uno sfondo dorato. E a tutti ovviamente gli studenti abbiamo chiesto per quale motivo, che
qual era la, insomma, la motivazione che li aveva spinti a scegliere l'opera, e lei rispose: perché per me è un capolavoro di profondissima luce. Io ho vissuto un'emozione in quel momento molto molto intenso, perché effettivamente nella cultura araba il principio divino è Nur, è luce, quindi in qualche modo lei riconosceva in quest'opera, che pure rappresentava la cultura, come dire, rinascimentale, occidentale, la cultura cattolica, un principio comune. Un'altra, per esempio, riflessione molto interessante è scaturita davanti a un'altra opera, dove la scena è di Venere che accompagna sulle acque il piccolo Achille, Teti che accompagna il piccolo Achille sulle acque per affidarlo alle cure del centauro Chirone, e questa ragazza di origine filippina ha scelto, per esempio, non conoscendo niente dei nostri miti della Grecia classica, ha scelto questo dipinto perché c'era questo tema delle acque, questo tema di questa divinità sulle acque, e in tutta la cultura, appunto, delle religioni asiatiche, tutti i cicli della reincarnazione, comunque i cicli, diciamo, più significativi delle divinità delle religioni asiatiche, sono comunque legate all'acqua. Quindi diciamo che questa prima occasione, iniziata anche a porte chiuse, poi approfondita anche attraverso una serie di incontri in DAD, è stato uno spunto che per noi è stato molto interessante, anche, devo dire, condiviso poi con i docenti, per cui anche dai ragazzi sono uscite riflessioni molto interessanti che si sono poi tradotte in una fase successiva. Ecco, qui per esempio c'è un'altra delle ragazze che illustra, quindi c'è stata prima una condivisione nel museo, e invece in un momento successivo, con il supporto di una ex studentessa che sta facendo la scuola del cinema, Giulia Serra, sono stati realizzati dei piccoli video in cui gli studenti erano stati invitati a esprimere, a raccontare l'opera liberamente, quindi senza preoccuparsi poi di fare una lettura, diciamo, rigida dal punto di vista storico-artistico, e soprattutto erano parte del video, era girato nella loro lingua di provenienza, quindi l'idea era di rivolgersi a una comunità molto ampia, una comunità quindi che coinvolgesse anche magari i genitori o le comunità di riferimento, molto numerose a Parma peraltro, di provenienze straniere, che magari in pilota non erano mai venute, che magari appunto molto spesso non utilizzano ancora neanche l'italiano. Quindi diciamo, per dialogare, mettere in contatto, per questo è stato il tema anche della pilota e del mondo, e condividere appunto l'esperienza fatta dai ragazzi con un pubblico che non fosse solo il pubblico già acquisito, ma veramente appunto con una comunità di territorio molto molto più ampia. Per cui, ecco, diciamo che i ragazzi fin dall'inizio è stato bellissimo, perché si sono messi in gioco in maniera assoluta e hanno dimostrato di voler diventare testimoni loro stessi. Noi abbiamo ovviamente lavorato molto anche con gli insegnanti sull'idea che dovevano essere loro a scegliere l'opera, a sentirsi liberi anche di individuare quelli che potevano essere elementi di questi appunto del nostro patrimonio, che per loro potevano acquisire un valore insomma significativo, che potessero, come dire, richiamare anche appunto le loro culture di origine, e quindi aiutare noi anche a rileggere il nostro patrimonio, come dicevo prima, con una visione sicuramente più cosmopolita, più globale, e a costruire così nuovi significati per opere molto lontane nel tempo. La restituzione del progetto è stata fatta anche attraverso una conferenza stampa fatta nel 2021, dove ancora una volta i ragazzi hanno, come dire, dimostrato la volontà di essere testimoni attivi del progetto, e quindi oltre alle due figure che vedete appunto come relatori, sono il preside Guido Campanini, il dirigente, e il nostro direttore Simone Verde, ma
appunto davanti alla stampa e ai giornalisti, anche le docenti e gli studenti hanno desiderato e anzi si sono fatti portatori attivi e testimoni di tutto il progetto fatto insieme. Quindi sostanzialmente ecco l'idea condivisa, tra l'altro è stato molto interessante perché a scuola nelle ore in DAD la loro riflessione sul tema della testimonianza, del testimone, si era unita a un'analisi condotta dalla docente di marketing proprio sul tema degli influencer e della comunicazione dei musei. Tant'è che una parte dell'approfondimento che loro hanno fatto a scuola è partita proprio, quello è stato l'anno in cui Chiara Ferragni era stata più volte testimonial agli Uffizi, e quindi partendo proprio da questa riflessione sono stati anche i ragazzi che hanno lavorato di più sull'aspetto di marketing, quindi non solo la sezione turistica, a voler in qualche modo identificare come più significativo e utile per come dire, presentare il nostro patrimonio e tutelarne poi l'eredità anche per il futuro. La loro idea era proprio quella, come dire, di affidare un testimone locale a qualcuno per cui la conoscenza diretta dell'opera avesse un valore e in qualche modo potesse diventare anche una fonte identitaria. Quindi anche quest'idea è stata, come dire, uno spunto molto profondo che ci è venuto dai ragazzi, che pur riconoscendo appunto il valore dell'influencer, ovviamente molto celebre, hanno un po' rivendicato quest'idea anche di volersi appropriare del patrimonio e di volerlo testimoniare perché è il patrimonio che loro hanno più vicino, è il loro patrimonio, il patrimonio della città in cui, di cui loro fanno parte. Quindi anche questo è un concetto che abbiamo trovato molto interessante e che nel corso anche della conferenza stampa è stato poi testimoniato con un riscontro, devo dire, anche da parte della stampa nazionale abbastanza significativo. Quindi i nostri ambasciatori dell'arte, così li abbiamo chiamati, testimoni delle collezioni, del patrimonio collezionistico della Pilotta, erano, come dire, disponibilissimi a continuare, ovviamente anche il corpo docente, il progetto. Anzi, diciamo che proprio dalle loro restituzioni si sono intrecciate, sono emerse delle suggestioni per sperimentare appunto intrecci e percorsi di multiculturalità e di inclusione molto forti. Quindi l'idea era di proseguire con il progetto, ma l'anno successivo, cioè 2021-2022, purtroppo noi siamo stati impegnati con una grande mostra che è stata la mostra dedicata ai Farnese, legata anche al fatto che eravamo capitale della cultura, e quindi abbiamo fatto delle visite sempre con i ragazzi dell'Istituto Bodoni, abbiamo approfondito i temi della mostra, ma non abbiamo potuto, diciamo, dedicare un progetto specifico. Abbiamo ripreso però le idee che erano nate dal progetto precedente nell'anno scolastico 2022-2023, aggiungendo un pezzo in più, quindi i testimoni dell'arte, i nostri ambasciatori dell'arte diventano più digital, più social, quindi la riflessione è partita proprio da un punto di vista diverso e dal voler in qualche modo stimolare nei ragazzi più giovani non solo appunto la testimonianza e la condivisione del patrimonio come già avevamo messo in campo, ma utilizzando anche una tecnologia digitale che per loro è sicuramente più consona, e quindi stimolando, diciamo, una frequentazione più consapevole, più partecipata del museo anche attraverso l'uso dei social media. Anche in questo caso abbiamo invitato, questo progetto è stato in parte condotto come PCTO, ma in parte anche su base volontaria e su desiderio di alcune delle classi che hanno partecipato, e quindi la prima fase è stata per noi sempre l'accoglienza con con una introduzione sull'importanza per noi, che era, come dire, questo anche il valore aggiunto del progetto, di interrogarci su
come avremmo potuto raccontare, quindi non solo magari una riflessione sulla comunità e sul dialogo interculturale, sull'inclusione, sulla partecipazione, ma soprattutto questa volta un dialogo tra dei testimoni adolescenti o comunque diciamo di età molto giovane ai loro coetanei, perché come ovviamente capita in altri musei, anche da un'analisi fatta sul nostro pubblico per rendere più funzionale l'offerta culturale, soprattutto dopo la pandemia, la fascia più critica di utenti è sempre quella legata soprattutto al periodo post-scolastico, quindi all'università, quindi diciamo la fascia che è fino ai trentenni. Per questo la sfida era di avere stavolta dei testimoni che non solo beneficiassero di tutta la parte di progetto e di conoscenze acquisite e di esperienze fatte nella fase precedente del progetto, ma aggiungendo appunto la possibilità di fare un'azione anche di engagement del pubblico attraverso i social media. Il progetto è stato accolto molto favorevolmente di nuovo dall'istituto scolastico, perché ovviamente oltre alla sezione di marketing e di turismo, l'utilizzo delle nuove tecnologie proprio per questi settori è uno dei temi fondamentali del loro percorso curricolare. Quindi io sono stata addirittura coinvolta in una serie di riunioni che sono state fatte con la dirigente scolastica insieme ad altri istituti ed enti del territorio per finalizzare meglio appunto proprio i percorsi curricolari. Diversamente dal progetto precedente, però questa volta, anche se abbiamo fatto una visita all'interno del museo, la visita era più che altro per fornire a loro, diciamo, degli strumenti di lettura e di osservazione delle opere. Quindi, più che spiegarle, abbiamo preso alcune opere ad esempio per cercare di stimolare i ragazzi a liberarsi da qualsiasi condizionamento e a, come dire, farsi coinvolgere dalle opere, dagli spazi, dalle collezioni, quindi che si sentissero assolutamente liberi, soffermandosi, se lo ritenevano opportuno, anche solo su un piccolo dettaglio di un'opera, ma soprattutto che qualcosa che potesse aver attratto la loro attenzione, la loro curiosità, e che loro volessero raccontare ai loro compagni di scuola, ai loro coetanei, anche agli adulti, anche a noi, a tutta la comunità, ma come dire, con un linguaggio che fosse quello dei social e del digitale, piuttosto appunto che magari quello del racconto o della visita guidata. Momento successivo, io vi ho messo solo un'immagine, è stato un incontro che abbiamo fatto con il social media manager del nostro ufficio stampa, il cui tema, come vedete, era l'arte e la cultura sui social media, e che in qualche modo ha coinvolto i ragazzi partendo dalle domande dirette che vedete, per cercare di capire anche quali sono gli strumenti più utilizzati, come li utilizzano. Abbiamo esaminato un po' le caratteristiche insieme dei vari social media, quindi anche quali sono i pubblici a cui ovviamente i vari social si rivolgono. È stata presa in considerazione appunto l'importanza crescente del tema del marketing culturale, sono stati dati suggerimenti anche dal punto di vista tecnico, e l'invito finale che è stato fatto ai ragazzi quindi è di utilizzare una modalità di creazione, quindi l'invito di creare dei contenuti usando il social TikTok, o comunque una modalità di racconto che è quella propria di TikTok, che è, come penso sappiate bene, il social in assoluto più usato dal pubblico, dal target di quest'età, con una presenza appunto davvero estremamente significativa rispetto a tutti gli altri canali social e alle altre app social. A questo punto quindi approfondito anche l'aspetto, diciamo, della riflessione su come comunicare, per esempio inizialmente i ragazzi sono stati molto
quasi in difficoltà, quasi restie, come se ritenessero quasi dissacrante collegare un'istituzione museale a una comunicazione sui social. Su questo abbiamo dovuto lavorare anche con le insegnanti per approfondire anche tutta l'importanza invece dell'utilizzo dei social media proprio come diffusione, anche come importante strumento di diffusione, di approfondimento proprio della cultura e di diffusione anche del patrimonio, delle collezioni, del valore dell'arte, anche quello che dicevamo prima, favorendo una rilettura e quant'altro. Quindi c'è stata anche proprio quasi un po' di esitazione, come se si sentissero quasi a disagio, inadeguati, soprattutto questi ragazzi che non fanno storia dell'arte, se non proprio così per qualche accenno più legato a funzioni turistiche, si sentissero quasi inadeguati ad affrontare appunto non solo le collezioni del museo, ma volerle raccontare. Motivo per cui in una fase successiva li abbiamo invitati e abbiamo dotato i ragazzi di un pass predisposto dalla pilota a tornare un po' come se fossero a casa propria, quindi per farli, per stimolare anche proprio un senso di appartenenza al museo, che è il museo più importante della città dove vivono, li abbiamo invitati a tornare liberamente e a lavorare in gruppo da soli, a fare foto negli orari d'apertura. La foto che voi vedete l'ho scattata io incontrando queste ragazze un giorno che ero in museo, che erano appunto tornate da sole, come vedete sono molto impegnate ovviamente nell'utilizzo del cellulare, ma erano venute, erano tornate proprio per lavorare al progetto. Abbiamo riscontrato che molti di loro sono tornati anche più volte da soli, in compagnia, invitando a volte compagni di altre classi, quindi come dire, evidentemente tutta la fase iniziale dell'accoglienza è stata come dire, necessaria, importante, ma insieme alle docenti avevamo avuto l'importante risultato di farli sentire appunto liberi di venire nel museo come un luogo di cui si sentivano in qualche modo proprietari e insieme a noi e come dire, un luogo per loro divenuto smart. Anche nella fase poi della costruzione del video abbiamo approfondito anche col social media manager in base ad alcune domande che loro ci hanno fatto specificatamente, per esempio sul tono di voce che magari andava adottato nel video, se usare una piattaforma piuttosto che l'altra, se potevano scomporre, quindi ripeto, l'esitazione nell'affrontare la comunicazione di un'istituzione museale li ha un po' spiazzati, quindi è stato necessario fare degli approfondimenti specifici anche su richiesta appunto degli studenti per come dire, rasserenarli sul fatto che eravamo noi a stimolarli a liberare quanto più possibile la loro creatività, la loro fantasia, ma soprattutto quello che ci interessava era davvero avere il loro punto di vista. A questo proposito, ovviamente non posso farvi vedere tutti i video che sono stati realizzati, che stiamo valutando adesso e che poi verranno rilasciate sulle nostre piattaforme social, ma ve ne ho messi solo tre, sono tutti della durata di 50 secondi, ma sono molto diversi tra loro, per così restituire un po' quello che è stato il lavoro fatto dai ragazzi. Allora, il primo di questi video ve lo faccio partire. Non so se si sente. La ragazza non parla in italiano, la studente. Ecco, in questo caso, siccome ovviamente anche questa volta abbiamo invitato i ragazzi a sentirsi liberi di scegliere in quale lingua, se volevano commentare loro, se volevano usare solo delle parti scritte, se volevano usare alcuni video, per esempio, sono silenziosi e c'è solo una parte musicale,
la studentessa che è di origine moldava, come vedete ha scelto di un quadro così apparentemente neanche... Ecco, la cosa interessante è che in entrambi i progetti i ragazzi non condizionati dal punto di vista della formazione storico-artistico, come dire, di una visione nostra di frequentatori abituali del museo, hanno scelto anche opere meno celebri, come per esempio questo piccolo dipinto di questo pittore parmigiano dell'Ottocento, Stefano Bruzzi, dove vedete c'è la rappresentazione di pecore, di un asino, e che evidentemente per lei, che ha scelto spontaneamente di fare il video nella sua lingua originale, richiama tutta una serie di situazioni, quindi è stata una lettura secondo me particolarmente interessante di come, di quello che lei ha visto nell'opera e di quello che voleva raccontare. Il video successivo invece è molto diverso. Sono stati... Mai visto come è dipinto la folle? Quella posizione non è per niente posata. È la prima volta che vedo una donna messa in questo modo. Hai sempre qualcosa da dire. Per sapersi comportare non serve sempre seguire un manuale. Beh, per me rigore e compostezza sono la prima cosa. E voi due, vi sto sentendo. La mia posizione mi dà un senso di protezione. Sei sempre sulla difensiva. La nostra era solo un'osservazione. E tu invece, che sei in un posto diverso dal nostro eppure buio? Ah, questo è proprio il mio campo. Allora, è stata proprio una scelta di Bocchi. Infatti, noi siamo stati al ritratto con uno sfondo in comune in un giardino ombroso, mentre lei si trova alle spalle un gioco di temi verdi che riprende la pittura astratta. È anche la mia compostezza che mi attribuisce questo nome, non come la vostra. Seguite. Basta litigare. Se vi ho figurato così, è perché siete sorelle e dovete restare unite. Infatti, ti ho fatto incontrare nel 1970 al braccio della pilota di Parma. Ho sempre avuto un grande rispetto per quei donne, sotto ogni punto di vista. Ho sempre avuto prima l'anima e poi la persona, dimostrando un amore ed un rispetto immenso. Ecco, in questo caso sono tre studentesse che hanno lavorato insieme, l'approccio è molto diverso. Il dipinto che loro presentano è in realtà un trittico che si chiama proprio La colta, la saggia e la folle del pittore di Parma Amedeo Bocchi, realizzato nel 1916, e loro hanno utilizzato questa tecnica che chiaramente è propria dei social, quindi di far parlare i personaggi, addirittura anche l'artista, quindi presentando in qualche modo il quadro in una maniera così più coinvolgente e in realtà riuscendo a restituire poi anche molte informazioni dell'opera. L'ultimo video che vi faccio vedere è invece questo di Matteo Angioi, che è ancora di Daos. In questo caso appunto l'approccio è ancora diverso, perché Matteo Angioi mescola, come avete visto, magari elementi con alcune notizie e riferimenti storico-artistici, inserendo però una modalità di racconto e anche degli spunti che sono propri un po' da, infatti lui l'ha creato poi sulla piattaforma, usando la piattaforma TikTok, quindi che sono proprio un po' tipici anche dei commenti La Queen, riferito alla statua monumentale di Maria Luigia realizzata da Canova, e poi non so, il Fra, come chiama Napoleone, quindi con un gergo anche proprio tipico, diciamo, dell'adolescenza. Oltre a questo progetto, poi la scuola ha condotto, con la nostra parziale collaborazione, devo dire,
quest'anno un'altra parte che è stata la realizzazione di un grande murales che doveva rappresentare questo l'esito finale, doveva essere un progetto a cui loro hanno partecipato sul tema dell'inclusione e dove i ragazzi erano stati invitati a realizzare nel murales tutta una serie di soggetti, di personaggi celebri. E i ragazzi hanno scelto di inserire, ci hanno poi chiesto di poter venire a disegnare dal vero in galleria anche questa immagine, vedete qua mentre stanno lavorando, che è una riproduzione ingigantita e un dettaglio di uno dei capolavori più celebri della Galleria Nazionale, che è la cosiddetta Scapigliata di Leonardo, e che secondo loro rappresentava, come vedete tutti, per nessuno dei personaggi raffigurato manifesta sorrisi o espressioni di gioia, perché i ragazzi hanno scelto appunto volutamente tutti i personaggi, tra cui anche la Scapigliata, che ha questo atteggiamento, come dire, molto intimo e quindi richiusa su se stessa, vagamente malinconico, perché secondo loro volevano appunto, cioè, volevano innescare, come dire, una riflessione, una reazione sul pubblico che guardava, invitandoli invece a sorridere davanti alla rappresentazione di questa varietà di tipologie, di soggetti, di bellezza, di colori e quant'altro. E per loro la scelta, proprio per un gruppo dei ragazzi, perché ognuna delle classi qui ha lavorato a una parte dell'istituto, ha lavorato a una parte del murales, per il gruppo che ha chiesto di venire a fare la Scapigliata, che non era una delle classi coinvolte nell'altro progetto, è stata proprio l'idea di scegliere un'opera che fosse emblematica del territorio, del Museo del Territorio, che quindi in qualche modo portasse il territorio, essendo un'opera molto conosciuta, anche molto lontana e molto al di fuori di Parma, veicolando quindi quello che era il loro messaggio. Diciamo che la restituzione per me nella presentazione, che è stata, come vedete, piuttosto sommaria, è stata complessa, perché molte delle fasi più interessanti sono davvero state legate a scambi con i ragazzi, a scambi tra me e i docenti, per le difficoltà, come dicevo prima, dei ragazzi di affrontare, secondo loro, in qualche modo un luogo sacro come quello di un museo e poterlo, come dire, sentire proprio. C'è stato un momento in cui soprattutto la classe di quinta, dove la presenza, per esempio, di ragazzi di provenienza straniera era forse la maggiore di tutte le altre quattro classi che hanno partecipato, volevano quasi rinunciare al progetto sentendosi inadeguati. Quindi per noi è stato molto importante invece incoraggiarli abbiamo fatto una call apposita in cui ci abbiamo, come dire, proprio dovuto sottolineare che è vero, che per noi lo è, quella che era l'importanza veramente del loro punto di vista, perché loro sono comunque i nuovi cittadini, sono comunque quelli a cui verranno poi affidate le cure di questo patrimonio in futuro. Quindi l'idea veramente di farli sentire protagonisti e testimoni e ambasciatori dell'arte, e anche attraverso i canali digitali, era comunque, diciamo, uno degli obiettivi principali del progetto. E poi, molto importante, quello che abbiamo visto, e di cui anche le insegnanti, che ringrazio assolutamente perché sono state veramente meravigliose, si sono resi conto che molti dei ragazzi che anche in classe magari hanno problemi proprio dal punto di vista curricolare, hanno espresso attraverso questo lavoro disagi che magari non manifestano in altro modo e che hanno consentito quindi di instaurare un nuovo dialogo anche proprio dal punto di vista della presenza scolastica e anche con gli insegnanti, e anche hanno consentito loro di comprendere meglio anche alcune problematiche, diciamo, reali e familiari anche di alcuni di questi ragazzi, che hanno dei vissuti a volte molto difficili. Quindi diciamo che il risultato davvero più significativo di questo progetto, che chiaramente intendiamo portare avanti, anzi, come dire, arricchire sempre di più, è sia per noi come museo dal punto di vista del raccontarci in un modo diverso, ma anche sicuramente del far sentire un pochino più a casa questa
questo pubblico più giovane che ancora stenta un po', fa molta fatica, come dire, a riconoscersi nelle nostre istituzioni culturali forse più, come dire, più strutturate, ecco. Quindi questo secondo noi è stato uno degli obiettivi, dei risultati più significativi del progetto. Spero di essere riuscita a restituire tutto, c'è molta emozione, come avrete capito, perché l'abbiamo vissuto molto insieme, proprio direttamente anche con i ragazzi e con gli insegnanti, in maniera davvero straordinaria. Grazie per l'attenzione, se ci sono domande sono a disposizione. Grazie davvero, dottoressa. È davvero, le emozioni sono importanti, l'abbiamo percepite, personalmente l'ho percepito moltissimo e soprattutto, permetto, grande lavoro. È vero che abbiamo un problema di alfabetizzazione, di avvicinamento dei giovani. Stamattina ricordavo che c'è qualche problema strutturale, il 30% dei ragazzi da 6 a 16 anni non va in un museo, non va a un teatro, non legge un libro, eccetera. Poi vediamo che c'è delle istituzioni, come dire, che la parte propria la fanno e con grande bellezza. Mi perdoni una battuta, prima abbiamo parlato degli ambasciatori di bellezza, perché per noi partecipano alla sfida sull'itinerario di bellezza, quindi lei parla di ambasciatori d'arte, mi pare che comunque la bellezza trionfa in ogni caso. Sì, assolutamente, anche perché voglio dire, è bellissimo vedere come appunto al cospetto di questi luoghi che evidentemente per loro hanno un valore importante, certo, è veramente la bellezza dei luoghi e delle opere, e tra l'altro loro riescono, come dicevo prima, a vedere una bellezza che è anche meno condizionata dal nostro immaginario, certo, no? Quindi non solo magari per dire Raffaello piuttosto che, ma riescono a vederla anche magari in quadri meno importanti, anche del museo, in luoghi, quindi questo è veramente bellissimo, per cui... Qualcuno ha delle domande su questo approccio, perché mi pare che oggi pomeriggio abbiamo toccato con mano davvero la grande attenzione che le istituzioni, ma non solo legate al Ministero, ma tutto il volontariato, tutto il mondo delle cooperative, i giovani, come abbiamo visto in Sicilia, credo che questa attenzione verso il nostro territorio, verso i nostri ragazzi, è l'unica cosa che, se posso, insomma, in qualche modo vivo nella rete per il lavoro che sto cercando di fare. Dobbiamo trovare il modo di valorizzarle queste esperienze, perché poi alla fine, ecco, troviamo un contesto come quello di oggi, riusciamo a parlarne, però io non le incontro nella rete normalmente, incontro tante, adesso non mi fate usare una parolaccia, ma tante sciocchezze. Allora, come funziona? Dobbiamo trovare il modo anche di essere, come dire, più... I ragazzi sicuramente con il loro linguaggio ci aiutano. Io ricordo 2 o 3 anni fa, quando c'era stato i 700 anni di Dante, un gruppo di ragazzi hanno sfidato noi, raccontando ai Dantec, cioè attraverso TikTok hanno animato... Certo, il loro linguaggio è bene che lo perseguano, però ecco, è una domanda che lascio nella rete: come mai tutte queste belle pratiche, queste buone prassi, non riusciamo a renderle sistema, a renderle parte della nostra progettualità? Io conosco Parma. Come, non dico come esatto, ma insomma conosco tanti amici di Parma, e è fortemente impegnata
in tutta questa dimensione. Se penso che l'educazione ambientale in Europa e nella Parma negli anni 70, quindi per dire l'approccio, il primo documento dell'UNESCO sull'educazione ambientale è stato scritto a Parma, quindi attenzione importante, però non lo so, prevale la granularità e non il sistema. Comunque, grazie davvero. Elisa, tu che... Una domanda la faccio all'amica cara Elisa Bonacini. Tutte queste cose, se non le mettessimo su un Easy Travel, tutte queste esperienze, Easy Travel che diventa il luogo delle esperienze piuttosto che il luogo dei territori, eccetera, eccetera. Perché oggi, alla fine della settimana, quando noi vedremo tutto quello che i ragazzi producono, o uno se lo va a guardare su YouTube, oppure va nel buco nero della rete. Allora, infatti, in realtà, in molti casi, diciamo, comunque questa piattaforma, che alla fine è una piattaforma globale, ma l'ottica è stata quella di utilizzare la scusa di realizzare o degli itinerari multimediali o delle audioguide come piccoli hub digitali che raccolgono quello che può essere disperso nel mare magnum. Quindi se c'è un progetto di una mostra virtuale piuttosto che di una piattaforma come quella del Borgo del Sannio, che è bellissima, ok? Cioè è un progetto per cui veramente anche in questo caso devo fare i complimenti. Web designer pagati forse non avrebbero fatto altrettanto bene, ecco. L'idea per come io ho utilizzato la piattaforma è stata quella, cioè di fare in modo che ogni piccolo grande audioguida potesse a sua volta rimandare a risorse digitali sparpagliate online, che sia appunto il virtual tour, che sia il video su YouTube, che sia il modello 3D su Sketchfab e via dicendo, in modo tale che in un unico servizio però si riesce a dare a un utente anche una panoramica di quello che di utile può esserci. Oltre al fatto che possono comunque essere replicati su questa piattaforma i contenuti che possono essere stati realizzati su altre, per cui i testi degli itinerari possono essere trasformati in punti di interesse su Easy Travel spicherati velocemente e trasformati in audio tour multimediali. Ok, grazie Elisa. Penso che qualche pensierino ce lo dobbiamo fare, perché altrimenti veramente l'esperienza, la troppa informazione fa disinformazione. No, se vogliamo, se l'obiettivo è quello di raccogliere anche quelle buone prassi, dobbiamo trovare pure il sistema di rendere fruibili. Di raccoglierle. Esatto. Raccogliere in maniera intelligente, perché ripeto... Ma si potrebbe, allora io ti posso dire, in maniera forse partecipata, magari la piattaforma di Decalter, come un poco sta facendo la Fondazione Scuola Patrimonio, no? La Fondazione Scuola Patrimonio o la stessa rete Faro sta mappando le pratiche. Se sulla piattaforma di Decalter si riuscissero a mappare, rimandando poi ai singoli progetti, le singole attività, già potrebbe essere un ricco database in questo caso. Certo, sì, no, ma se penso che abbiamo 3 anni di webinar, all'interno di quello ci sono tante belle esperienze, solo indicizzando tutti quegli aspetti. Esatto. Okay. Anche in maniera collaborativa, cioè non è che lo deve fare per forza la redazione, cioè Giovanni o tu di Calter. Non possiamo farlo noi. No, ma in maniera collaborativa, diciamo, andando a mappare, comappare insieme le esperienze così come si sta facendo. Allora riesci anche a
Sì, ma ognuno si sente parte di un servizio per tutti. Esatto. Bene, ragazzi e ragazzi, grazie e buona serata. Noi proseguiamo domani mattina con un collegamento Centro Italia, Firenze in Indire, dove andremo a parlare di carte, quindi archivi, e poi porteremo avanti il discorso della rassegna, sperando che vada tutto ok. Grazie davvero, buona serata a tutti. Grazie. Ciao.